Ecco, ci siamo. Sì. Buonasera. Eccoci qua sulla console più controversa probabilmente di quelle conosciute, perché poi ci sono tutte quelle sconosciute, che lì c'è un marasma. E dove lì abbiamo il nostro grande Magnus CDI, che è l'intenditore, che è il nuovo ospite. Buonasera. Di stasera. Lo salutiamo, conosciuto anche Buonasera. Come Gori. Esatto. Così sempre, extra. Abbiamo sempre Paolo Marocco da Dr. Game, dal suo grande negozio, che ricordaci sempre dov'è, Poirino. Poirino, BT Computer Games a Poirino. Sempre lì. Ok, e poi abbiamo VoiceOver, che è un sacco che non lo vedevamo sul canale, era sparito, adesso è tornato. Siamo tutti quanti, ben ritrovati a tutti. Siamo qua con la sua console preferita, mi dico. Ne ho 5 a casa, C5. E qua c'è cinque. E qua abbiamo super succede. Io sì, all'improvviso sì. No, si è bloccato. Si è ristabilizzato, non so perché. Questo qua è la condizione del Nintendo 64. Eccolo, ora lo vedo. Tutto a posto, tornato a posto. Tutto a posto. Vedi, perché Mario a 60 fps non c'è, capito? Esatto, vedi. Non si fanno ste cose. No, questo è quello originale NTSC. No, scherzo. Sì. Questo è quello originale NTSC, lo vedete? Tutto a posto, no? Sì. Si vede. Vedo la buona vecchia lettera, viene a mangiare la torta a non casa capisco. Mia. Lo resetto un secondo perché non mi va il controllo, non so che cazzo è successo. Ci saluta... È caduto ancora? No, funziona. Saluta Galfred's Beer Passion, mitici ragazzi. Buonasera. Adesso va il controllo, vedete la lista dell'Ever Drive, la vedete? No, ora ci sarà un po' di delay, vediamo. Sì, adesso perché noi siamo un po' in ritardo. Vediamo un attimino, dovreste vedere adesso. Sì, ora vedo. Okay. C'ho anche tra l'altro l'emulatore del NES, perché l'Ever Drive emula anche il NES. Comunque. Perché dovremmo emulare il NES? Non c'è nessun motivo, però... Ah, ecco Igor, vecchi, siete vecchi, ci scrive. Ah, grazie. Ciao Igor. Ciao Igor, buonasera. Entri o fai da spettatore stasera? Compagno di merende, Igor. Dai Igor, che ti aspettiamo, su. Allora, io rimetto Mario 64, adesso dovrebbe andare l'input. Allora, da chi vuole iniziare a parlare? Io vorrei far parlare, siamo qua a parlare il Gori, il Magnus CDI. Chi è? Mi sa che c'è la parlantina buona, perché vedendo i suoi video durano ore e ore. No, allora, quella è colpa di Igor, non mia. Vabbè. Io in realtà sono... No, io effettivamente parlo tanto, questo è vero, quindi magari fermatemi se esagero, però diciamo poi Igor mi fa parlare, quindi io parlo. Sì. A parlare anche troppo. E, no, di cosa si parla? Si parla appunto del Nintendo 64, una console molto controversa, come appunto dicevate voi oggi. C'è chi l'apprezza, c'è chi non l'apprezza, soprattutto con occhio moderno viene poco apprezzata. In realtà all'epoca comunque nonostante alcune scelte piuttosto peculiari di Nintendo, comunque fu generalmente apprezzata, ebbe molto successo in America, tra l'altro non molto in Giappone e abbastanza in Europa, però appunto è una macchina che ha avuto il suo momento, però a differenza di altre non è stata rivalutata così tanto, giusto? Dico bene, che ne pensate? Voi che ne dite? Sì, anch'io la penso. Infatti, leggo un po' di commenti perché stanno arrivando da tutte le parti. Vedi, allora, appena si parla di Nintendo, ragazzi, è finita. Torino in provincia di Poirino, uno scritto. Sì, Oblivion, è chiaro. Oblivion Goma, che tra l'altro si è iscritta da poco, lo ringrazio. Poi Igor dice, c'è pure quello con gli occhiali scuri. Sì, ehi, chissà chi. Ah, poi c'è Galfred Birbes che scrive, Demiurgo, ti ho conosciuto tramite Dio del Meta, sono a vedere sta live grazie al buon Paolo Marocco. Yeah! Eh sì. E poi Igor per ora fa il bischero e dice che non è colpa sua se le live sono lunghe. Allora, è più colpa del pubblico che sua, ha ragione, perché la gente fa una valanga di domande e quindi ci rallenta ulteriormente, dai. Sì. E niente, poi vabbè, fanno delle battute su Roma, poverino. Uno che mi ha detto che non si ricorda nemmeno di Nintendo 64, forse perché è un ragazzo di 20 anni, scrive. Ah, vabbè, sì, vabbè, quello Igor è anche normale, voglio dire. C'è gente che non sa neanche cos'è un Sega Saturn, cioè ci sta. Se sono di nuove generazioni, hai voglia te, cioè è normale.
Beh, normale. No, secondo me però tra le console, certo, fra quelle di Nintendo penso che sia quella che è andata peggio, tra quelle classiche. No, diciamo tra le prime... tra le prime tre, sì, è quella andata peggio. In realtà è andata meglio del GameCube, ahimè, nonostante io sia un grande fan del GameCube, anche se sono un noto anti-Nintendo, però effettivamente io il GameCube lo adoro, quindi nel senso è una console comunque che anche all'epoca, nonostante anche quella avesse un po' di limiti e problemi, mi piaceva un sacco. Però in questa 4 è andato meglio del GameCube, ma peggio di Super Nintendo, e cioè in proporzione ovviamente. Sì, sì. Pensavo fosse andato meglio il GameCube, di poco, no. Pensavo... No, il GameCube è arrivato, diciamo, terzo su tre a livello di vendite, nel senso è stato superato poi all'ultimo anche dalla prima Xbox, di poco, però è stato superato. Tutto, insomma, vabbè, io sono un fan della mia Xbox, quindi sto zitto, andiamo avanti. Andiamo avanti. E niente, appunto, per cui in realtà in testa 4 comunque ho detto ha avuto tanto successo in America, quindi questo senza dubbio. E ha effettivamente tantissimi titoli interessanti, in realtà molta meno libreria rispetto ai concorrenti, questo va detto, perché rispetto a PS1 e anche Saturn, considerando la parte giapponese, ha effettivamente molti meno giochi, perché ne ha un po' meno di 400. Però è una macchina comunque che ha quasi 400 giochi, quindi ho qualcosa di buono ci sarà, che dite voi? Sì, sì. Qualche titolo interessante ce l'ha, sì, assolutamente. Sono già morto perché provavo a pestare il cavolo di tronco, ma non riuscivo a pescarlo, vabbè. Sono tornato dietro a livello. No, ma a me piacciono parecchi titoli che piacciono. Vabbè, io sono amante dei Pokémon, c'è da dire che Pokémon Stadium è stato il primo Pokémon in 3D con le arene, era molto bello, c'è il secondo. Sì, quello sì, sì. Cioè, a me piace un sacco. Quindi due capitoli, no? Se non mi sbaglio, ho fatto Pokémon Stadium il primo e il secondo, sì, no? Il secondo è bellissimo perché c'è anche, cioè, oro, argento e cristallo, puoi importare i giochi, cioè, è veramente bello, per l'epoca era tanta roba. Ma poi... Poi hai anche Pokémon Snap, che ti lamenti. Su Pokémon Snap ci hanno fatto le peggio parodie hot. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, lasciamo fare. Niente, adesso... E poi ci sono titoli, vabbè, per chi non aveva altro modo di giocarlo, Killer Instinct... Gold, bello, che sarebbe il 2. Insomma, è un bel porting, secondo me. Sì, 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 a me piaceva quando lo recuperai in testa 4. Io l'ho recuperato in realtà da, appunto, è stata credo la prima console che ho comprato usatissima con i miei soldi nel lontano 2001, quindi era già fuori, insomma, era già nella fase finale. E tipo, ne trovai una che puzzava di fumo da fare schifo, delle condizioni terribili. Ci ho messo 3 anni a spurgare il puzzo di fumo. E niente. E praticamente tra i titoli c'era anche appunto Killer Instinct Gold e mi piace un sacco, devo dire che è molto carino. Sì, ma io già... Per me è stato il primo titolo, console giapponese è quel gioco lì, proprio il primo. Dopo sono passato a Turok e poi sono passato a Mario e lì è stata la fine, praticamente, quasi la fine, dai. Turok era molto bello, sì. Sì, Turok sì. Sì. Turok mi è piaciuto tantissimo. Poi c'era anche perché come si chiama la versione, cioè l'hardware arcade basato su Nintendo 64, c'ha un nome, Igor lo sa. L'Alec. Igor lo sa, io qui alzo le mani. No, dovrebbe essere l'Alec 64, che praticamente quelle schede arcade tipo Gauntlet Dark Legacy, Gauntlet Legend. Ah, sì, quelle sì, della Midway. Che erano arcade, però erano base Nintendo, che sono uscite per Nintendo 64. Vediamo. Infatti ce l'ho qua Gauntlet da far vedere dopo, lo faccio vedere. Gauntlet è anche un bel gioco. Sì, era la serie di Gauntlet comunque, perché è uscito su più console. Sì. Allora, vediamo il Dark Legacy. Non mi ricordo come si prende sto qua. No, non è, aspetta, non è aspetta, no, quello lì aspetti, è Legends. Legends, sì, che girava su cosa? Non vediamo, non lo so. Girava su un... Cioè, ecco qua, c'è il buon Igor, ha detto che si chiamava Seta Alec 64. Sì. Ah, grazie Igor, vedi. Grazie Igor. Mi ricordavo che era Alec 64, tanto io cambio gioco, mettiamo... Volevo mettere proprio
Killer Instinct Gold, perché merita. Vai, vai, vai. Ha preso battere il primo boss, è scappato. Cambio gioco. Fuggito. No, ho sbagliato. Perché... Fino... Vabbè. Killer Instinct Gold, comunque si vede abbastanza bene per essere Nintendo 64, perché Nintendo 64 c'è da dire che è la console... Tra, diciamo della quinta generazione che è rimasta molto indietro a livello di uscita video, perché aveva soltanto composito. Sì, c'aveva il composito e vabbè, l'antenna e sembra e, basta perché beh, l'europeo super... basta, quello americano c'era no, anche l'S video, però esatto, e anche quello giapponese mi pare avesse sì. L'S video, ma da noi no, ma da noi neanche il GameCube aveva l'S video, quindi no, infatti però in Europa, quindi. Però almeno cioè, si vede abbastanza bene. Poi c'era da dire che c'era il problema delle texture, che c'erano l'anti-aliasing, che già erano bassa risoluzione. Sì, perché la risoluzione è 320x240 con il bilinear filtering, eccetera. Però sì. È sempre 320x240, quindi quello è. Sì, comunque... Poi soprattutto aveva poco spazio appunto per tenere le texture in memoria. Per questo motivo qui i giochi avevano quell'approccio esatto. Molto poi poligonale. Poi questo titolo è anche rognoso, perché tipo se voi avete l'espansione, che in teoria l'espansione è da 4 megabyte, dovrebbe migliorare la risoluzione. Cioè la mette, in realtà la mette no. Interlacciato. Sì. Infatti sto titolo è un parto da reccare, perché il menu è in 480i e il gioco in 240p, quindi... Io adesso ti fa il cambio live. Io sì, però sì. Riesco a registrarlo perché ho il RetroTINK 5X e allora non dà problemi. Ok. Ma con per esempio altri... cioè se uno aveva l'OSC altiscaler è un parto, cioè... No, infatti io so per esempio un sacco di gente ha problemi a fare questa cosa, per esempio con Resident Evil 2 che con il pacco, quello diciamo con l'expansion pack attivato, cambia costantemente di risoluzione da schermata a schermata e qui ovviamente fa impazzire i scaler. Sta qua non mi ha lasciato respirare, continuava a spammare lo stesso attacco sta qua, non so se avete visto. Sì, è difficilotto, anzi, io sto gioco qua me lo son mangiato da quanto ci ho giocato. A parte che vengo dei picchiaduro, a me piacciono prettamente i picchiaduro, quindi questo figuriamoci, me lo sono divorato. Sì. E infatti, guarda, vedi, Oblivion Goma dice, avevo l'espansione grafica meno sfocata, ma meno FPS. Il problema è quello che in realtà l'aumento di RAM non corrispondeva poi a una maggior fluidità, nel senso che comunque, a parte i giochi che la richiedono, molti semplicemente non la usano. Quelli però che la usano, alcuni offrono una risoluzione più alta, ma che ovviamente va più lento, cioè nel senso non è un problema che non riguarda né il processore né altro, cioè quello rimane. E quindi i giochi per forza avevano meno FPS, alcuni diventavano impraticabili poi a altre risoluzioni, insomma, alla risoluzione quella più alta, insomma. Come la PlayStation 5 in pratica. Esatto. Che non riescono a fare un gioco figo con la fluidità. No, o uno o l'altro, cioè tu non puoi... No, come su PC, hai visto? Cioè, come alte prestazioni e alta qualità, no? È la stessa cosa. Comunque sta entrando Igor, vedete che sale in casa. Ok, ma in casa di chi? Vabbè, in casa sua, siete che sopra. Buonasera. Ah, no, scusate, non... ma uno clamoroso però della storia dell'espansione era Donkey Kong, che senza quello si inchiodava il gioco, non partì. Esatto. Infatti dicevano, cioè leggenda vuole che avessero affrettato poi l'uscita apposta perché c'era questo bug irrisolvibile su Donkey Kong 64. Sì. Però uno figo, uno dei secondo me dei tanti giochi fighi che hanno fatto, tanti nel senso che la percentuale di giochi bassa, ma la percentuale di figate secondo me era molto più alta rispetto a magari le console concorrenti, che erano una fondamentalmente, che era la PlayStation. Esatto, il Saturn e me. Saturn, io sono sempre stato un fan della Sega, perché se dico voi io Io ho sempre Sega Saturn, la Play ho solo invidiato due giochi, uno era Resident Evil il primo e l'altro che era arrivato su sì che poi arrivò e poi l'altro era Parasite Eve. Gli altri giochi a me non interessano, devo dirvi che non sentivo tutta questa mancanza. Detto questo, su Nintendo 64 però, soprattutto con la storia dell'espansione di memoria, io mi innamorai del gioco di Guerre Stellari, a parte Shadow of the Empire che vabbè. È ancora cattivissimo adesso, sì.
cos'è stato a Pasqua forse dell'anno scorso, se non ricordo male, Pasqua Pasquetta, che l'abbiamo giocato e, sul vecchio televisore CRT, quindi Nintendo 64, hardware originale, la cartuccia originale CRT 16 noni. Io avevo gli occhi che sanguinavano malissimo, proprio di una violenza devastante, però figo, sempre figo. Sì, e sì, poi sì. C'era appunto Rogue Squadron, il primo Rogue Squadron che ho fatto. È bellissimo. Che era, per me era fantastico, a parte il fogging violento. Ma quello vabbè, ma c'era dappertutto. A parte che è entrato Igor, buonasera. Però non ha ancora detto niente, niente. Non ha detto niente, sta aspettando di distruggermi, ma ancora non l'ha fatto. Però ho messo sto titolo perché lagga parecchio, cioè, nel senso, c'è gli FPS che calano proprio pesanti. FPS, è arrivato, eccolo qua. Ecco, con gli occhiali di professore, come tutti i professori, giustamente. Ah, amateur di Hong Racing, che figo, bravo. Tutta roba. E, sì, tra l'altro è lì che costruisce cose, probabilmente sta creando un nuovo laserdisc, molto probabile, un nuovo lettore laserdisc. No, probabilmente... Starà prendendo a martellate i miei quack del Laser Active, di sicuro. Vero Igor? Ta 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 ta, così. Vedi. Ah, c'è una... Vedi? C'è del namchismo. È il Tekken che non funziona neanche a piangere giapponese. Però là, vedi? Il Tekken 3? Eccolo. Quello, sì. Tekken, ahimè. Vabbè, ma anche se sì. Mettiamo Resident Evil 2, che è un miracolo del crunching. Tra l'altro. Un miracolo proprio. Sì, infatti. Ecco, una cosa che io faccio fatica a comprendere, ma questo non colpisce soltanto il Nintendo 64, parlo dell'emulazione in generale. Giocare a, non lo so... Resident Evil 2 su Nintendo 64, quando si potrebbe giocare meglio su... anche solo su PlayStation 1, voglio dire, no? Cioè prendere una console tipo Sega Saturn, perché prima dicevamo Sega Saturn, ma adesso che si può emulare abbastanza bene Sega Saturn, gioco a X-Men contro Street Fighter, ma gioca quello sul MAME che gira anche sui tostapani, no, quello è vero, però vabbè, se uno vuol giocarlo sull'hardware reale, vabbè, no, hardware reale è un altro discorso, no, io parlo di emulazione, no? Cioè, sì, no, quello in effetti Si insegue questa cosa. Ah, finalmente hanno emulato. Ah, sì, sì. Nintendo 64 Resident Evil 2. Beh, non è proprio una delle cose. Sì, è vero. Proprio, secondo me, più riuscite. Anche se è tanta roba, per l'epoca, ovviamente. Sì, perché poi cosa gli vuoi dire? Però io mi ricordo una cosa. Adesso chi più o meno ha un'età simile alla mia, quindi siamo in tre in questa, su cinque in questa. Arrivo, dottore, la coinvolgo in questa cosa. Io mi ricordo... Io so che Igor c'aveva tipo 280 anni, non so se mi ricordo. Di già, ammazza! Igor, sì, però li porta bene. Però detto che come? Riporta... Chi è? Che dice? Chi parla? Un a caso. No, io mi ricordo che dovrebbe essere... Almeno io me lo ricordo come situazione dalle mie parti, quindi... Torino, provincia, Italia, quindi l'Italia. E, per presentare la potenza del Nintendo 64, la menarono tantissimo con Turok. Io mi ricordo che all'epoca, che tra l'altro per me è una figata atomica il primo Turok, io mi ricordo che per far vedere quanto era figo, per spingerci a comprare questa cosa qua, proprio si puntò tutto su Turok. Poi ho scoperto negli anni che le cose che succedevano dalle mie parti non succedevano nel resto del mondo, però da noi questa cosa qua fu clamorosa. No, io mi ricordo dappertutto, da bambino mi ricordo dappertutto Shadow of the Empire me lo ricordo ovunque, cioè, sì, anche Shadow of the Empire, sì. E effettivamente faceva una bella figura, in effetti faceva una bella figura. No, però effettivamente come impatto, perché Turok è stato uno dei primi 4-5 giochi usciti, se non sbaglio, sono il primo forse. Da noi, in Italia, comunque. Da noi forse non primissimo, ma abbastanza presto, sì. Non so quando di preciso, però, aspetta, guardo. E all'epoca fu una cosa incredibile, ma anche a livello, io mi ricordo quando cominciai a emulare Nintendo 64,
vedere di nuovo girare Turo che dice come cacchio hanno fatto a fare questa cosa e soprattutto a fare i giochi dopo che sono stati dei piccoli disguidi, diciamo così. Però veramente Turok l'avevano spinto tantissimo e per carità di Dio, all'epoca erano dei giochi più violenti in assoluto perché vedevi gli schizzi di sangue come non mai, cioè una roba, oddio, come nella vita reale, anche perché noi avevamo stanno uccidendo. No, però come, come posso dire, come alternativa avevamo il sangue di Mortal Kombat, quindi voglio dire, cioè, Turok era una cosa mai vista per zampilli così, come se non ci fosse, se non ci fosse un domani. No, effettivamente sì, anche perché poi tra l'altro il vederlo su una console Nintendo, una, che era diciamo, che è un'azienda, ora no, ma ai tempi era un'azienda adesso, che adesso lo metto. Tendeva a censurare, quindi insomma. Metto il primo Turok, no? Il Dinosaur Hunter. Sì, 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 il primo tour. Guarda la Resident Evil 2, altro titolo piuttosto violento, direi. Il gioco della nebbia, metti. Che non era Silent Hill. No, Turok. No, io tra l'altro Turok in realtà l'ho conosciuto perché io prima avevo soltanto, diciamo, avendo un computer a casa, le console sì, le giocavo da amici e basta, fino al 2000, roba così. E effettivamente io Turok poi l'avevo giocato a casa, prima la demo e poi il coso sul mio Pentium 120 con la scheda acceleratrice, quindi per me era già diciamo, io lo conoscevo già, però nel 98, quindi si parla comunque dopo, abbastanza dopo. Però era pazzesco, se ci pensiamo, con la tecnologia che c'era in quegli anni, che erano praticamente i rutti e quant'altro, emulavi il Nintendo 64 comunque. Sì. Adesso fai fatica con dei computer che in teoria sono quelli del gaming. C'ho la 4090, ma Super Mario Kart non parte. No, vabbè, lì avevamo fatto comunque una bella conversione su PC, erano stati bravi. Poi appunto col fatto delle schede acceleratrici obbligatoria, diciamo, se l'erano un po' sistemata, ecco. Però effettivamente faceva impressione, sì. Sì, ma poi anche se tu guardi comunque i due emulatori, diciamo, più clamorosi, che hanno portato anche a un obbligo di potenza maggiore per i computer, sono stati quello per Nintendo 64, che appunto dicevi le schede acceleratrici 3D, e poi quello del GameCube, perché è stato il primo emulatore obbligatorio a due core, se non avevi un dual core tu non lo facevi partire. Sì. Quindi sai, c'è una cosa curiosa, Nintendo sempre in una maniera o nell'altra rompe le palle. E vabbè, figurati. Ora, mamma Nintendo. Ora ho deciso che stasera io difendo Nintendo, guarda, stasera cambio attitudine. Preparo alla tormenta fuori a questo punto. No, sì, esatto, ragazzi, la guerra nucleare incombe. Che se no, tanto lì, Nintendo, ormai. Esatto. Quindi per favore, potresti non difenderlo la Nintendo? No, che poi piccola parentesi, anche Turok, adesso lo stavo piacevolmente di nuovo osservando, aveva anche la funzione quella del controller che cambiava l'impugnatura col controller originale, il tridente, non ti obbligava a cambiare la posizione delle mani, che anche lì Nintendo si è un po' flippata con sto controller. Sì, infatti... Però anche controller, esatto. Comunque è bello cuscino, Che allora, poi in Mario Party ti fucilavi le mani con quello stick. Mamma mia, no, anzi, ti racconterò di più. Gli amici giocavamo spesso in multiplayer a Mario Party, ecco. E praticamente durante uno degli stage dove c'era da fare il classico movimento così, che mi sembra fosse quello delle rapide col canotto, praticamente mi si è aperta una galla qua, pruc, aia! Quindi insomma, tanto comodo anche la cosa analogica non era. No. Era più altro era preciso, comodo, no, davvero preciso. Io uso questo qua che non è preciso come quello originale. Ho capito, te però hai la cosa, lui bara, altro che le skin, ho capito, non vale. Siamo tutti capaci di giocare a Nintendo 64 con quel joystick. Esatto. No, però c'è da dire che lo stick non è preciso come quello originale. C'è da dire. Sì, no, spero che dia anche meno problemi di quello originale. Sì, quello sì, perché è fatto molto bene. Poi tra l'altro c'è questa qua che non è originale, che sia, come si dice? Rumble. Per la vibrazione, Rumble Pack, ma anche Memory Pack 2 in 1. Sì. Ah, ok, perfetto. C'è uno switch che sulla M è Memory Pack, sulla R è Rumble. Carino. Non l'avevo mai visto. Come? Tutte e due le cose non le può fare insieme? Eh no, ne può fare solo una, perché Nintendo 64 ne supporta una alla volta. Sì.
Infatti alcuni giochi o supportano il Rumble o supportano il Memory Pack. Sì, quello lo so, però pensavo che adesso sì, avessero trovato una soluzione. No, no, oh, sì, non esiste. No. Neanche quelli originali lo facevano, neanche questi qua. Qui c'ha due batterie, due batterie normali. C'erano 10 kg di pad di questi affari. No, però questo, per chi vuole iniziare a giocare, è abituato alle console moderne, è comodo perché l'impugnatura è moderna, semplifica, perché già è difficile con questa configurazione. Però la semplifica un po', perché altrimenti col controller a tridente ci vuole veramente tanto abituarsi parecchio. Eh sì, sì, sì. Cioè, nel senso, uno poi all'epoca... Io mi ci trovo bene con il tridente. Com'è che voi non vi ci trovate il tridente? Con il pad del coso della Maserati, che c'è che non va bene il tridente? È strano, faccio vedere, eccolo qua. Lo strano, sono d'accordo. Io non ho mai avuto reali problemi, comunque. Senti, una volta imparato, nemmeno io. Cioè, io capisco che oggi sia odiato parecchio. Cioè, lo capisco in versione, diciamo, cioè, nel senso, con l'occhio di oggi, sì. No? Effettivamente all'epoca, per quanto sia molto strano da impugnare, però in realtà una volta abituato, poi ti abitui. Cioè, come quando ho sentito dire, per esempio, il pad Dreamcast è uno dei peggiori pad della storia. Sì, io detto su no, tutto. No, no, nel senso, io mi sono abituato, voglio dire, cioè, per amor di Dio, mancava il secondo analogico e la roccia faceva un po' schifo. Ho usato di peggio, voglio dire, il pad del Nintendo 64. Il pad, cioè, l'hanno detto tutti, quindi l'hanno detto. Forse l'unico non hanno detto è quello del Mega Drive, forse. Ma anche lì non sono sicuro. Il pad del Jaguar. Ah, guarda, il pad del Jaguar è meno peggio di quello che si pensi, ve lo posso assicurare. Peggio anche di quello. Sì. Questo è un giocone. La gente non ci gioca veramente, cioè, nel senso, se tu prendi un pad qualsiasi per la prima volta, sei sempre stato abituato, che cavolo ne so, al pad della PlayStation, ma potrebbe essere il pad di che ti pare. È ovvio che ti trovi male, perché passi da un tipo di pad a un altro. Poi prova un po' ad abituarti, facci un po' di partite e scopri che il pad il tridente, tutto sommato, non è niente male. L'unico problema grosso che ha è il fatto che si ingrana l'analogico, perché purtroppo è fatto in una maniera, è vero che si può aprire ed è vero che si può ingrassare, tutto quello che tu vuoi, però non è un'automobile, porca miseria, ogni 5.000 chilometri tu devi aprirlo, quindi non ci fai caso, e poi arrivi a un certo punto che ti serve, è ingranato, e vabbè, si risolve facile, però ecco, quello secondo me è il più grosso problema, perché ci hanno puntato tanto e poi hanno fatto questa stupidaggine. Mi hai fatto pensare, mi sa che ho lasciato le batterie nel Rumble mio. Ups. Ciao. Aia. Ci sono stati controller molto peggiori, soprattutto di terze parti inguardabili. No, ma anche ufficiali, cioè nel senso... all'epoca andava per la maggiore la Mad Cats, che non è una parolaccia, ma... C'è quello per la PlayStation 1, se non mi sbaglio, che è il Nacon, quello che si gira, che è orribile da usare. Stavo per dire, non me lo ricordi perché mi piace tanto, e è orribile. Io trovo, per esempio, un disagio, cioè al mio personalmente un macello usare il primo pad della PS1, cioè quello senza gli analogici, ma solo la croce. Per me, per esempio, è scomodo, non mi piace neanche come è fatta la croce. Gusti, cioè nel senso, però... Quelli giapponesi hanno il filo corto. Ah no, questo non lo so. Non solo quello, è un casino internazionale. E pensare che comunque siamo partiti da quel controllo lì con la PlayStation 1, cioè senza proprio analogici, che poi quello con gli analogici, se non mi sbaglio, era uscito quando era uscito Gran Turismo. A fine 97. Aspetta, qua faccio una... Allora, dico una cosa e poi faccio anche una domanda. Ammazza quante cose insieme. La storia dell'analogico sulla della PlayStation 1, se non ricordo male, uscì per via di... un gioco in particolare, un platform che ti obbligava ad avere... Ape Escape. Mi pare che il primo analogico in realtà sia uscito per far giocare Ape Escape. Sì. Poi
gli altri. Però non sono sicuro. Non lo so. Non, io mi ricordo questa cosa qua, ma non lo posso dire con certezza. La domanda invece... Avevano fatto la versione migliorata. Sì, la DualShock version. Invece... prima non vibrava esattamamente, poi il secondo hanno fatto come... vibrava, esatto. Infatti sì, la domanda è, io mi ricordo di una diatriba che è andata avanti per anni, io l'avevo letta sui giornali, figurati se me ne accorgevo di questa cosa, sulla storia del DualShock, del Rumble Pack, chi l'ha inventato prima, chi ha rotto i coglioni prima su questa cosa. Io chiedo in particolar modo a Igor, che sicuramente lo sa. Invece non lo so, perché lì la storia è abbastanza difficile, perché sono... aspetta, chi era quell'altro? Non me lo ricordo dell'altro. Comunque, le date di uscite sono molto vicine. In teoria, la Sony sarebbe arrivata seconda, ma è arrivata seconda di 15 giorni? Sì, infatti, mi sembra sono usciti... è uscito leggermente prima quello dell'Inter 64. Sì. Che tra l'altro Igor, sì, nell'ultima live sul Saturn, eravamo anche lì, non sapevamo se fosse uscito prima il 3D. Siamo andati a vedere. Cosa? No, il control pad del Saturn è uscito a fine 96. È stato prima Nintendo, a settembre. Nintendo è stato prima, Nintendo 64. Sì, certo, prima. Infatti, è uscito insieme a Night. Nintendo 64, quindi sì. La Sony l'è uscita dopo. Sì. Però no, stiamo parlando tutti lì vicino, capito? Sì. No, vabbè, ma quello è normale, era il periodo. Però per dirti, per esempio, li uscivo per Knights, tra l'altro, il 3D Control Pad per Saturn, sì. Allora, ragazzi, io di fondo sono Segaro, Igor lo sa. Cioè, nel senso, perché non lo dici un pochino meglio, non lo dici così male? Che sembra una brutta parola. Sono appassionato di Siga. Meglio. Perfetto. No, ma l'ha già scritto qualcun altro qua. Io sono Oblivion Gome, io Segaro. Eccoci, buonanotte. Ah, guarda chi c'è, è entrato Tony, grande Tony. Oh, chi c'è? Qui non vedo una mappola. Ah! Tony, c'è Tony che saluta. Per esempio, Tony è un fan del Jaguar, vedi? Non sono solo io. Bravo, vedi? E Igor, vedi? C'è anche qualcun altro. Siete già in due, pensa. No, aspetta, c'è anche Igor, siamo un tre. Quindi, vedi? Tre, allora, tre è il numero perfetto, basta, esatto, cioè finito. Esatto. Come basta, finito? Comunque. Sto mostrando Pokémon Stadium 2, che è uno dei giochi migliori sul sistema. E ricordiamo che i due Pokémon Stadium, anche italianizzati in una maniera fantastica, al contrario, ovviamente, con un doppiaggio incredibile, degno dei peggiori bar di Caracas. Però è bellissimo. Si è tirato via il doppiaggio, perché... No, bisogna assolutamente giocarlo col doppiaggio italiano, Pokémon Stadium, assolutamente, cioè... I nomi dei Pokémon messi a caso, detti in una maniera diversa. Lo so. No, fantastico. Cose stranissime. Per esempio, al secondo non ho mai giocato, ho giocato al primo. Il secondo è molto bello. Italiano, tra l'altro. Il secondo è anche molto bello. Avevano ovviamente migliorato il migliorabile, però effettivamente anche a livello di storia andava, si intersecava bene. Io non sono un grande appassionato di Pokémon. Ricordo i vari racconti. Sì. Ah, io molto appassionato, lo giocavo fin da piccolo per Game Boy. Questo qua per me era una cosa. Quando lo vedevi in televisione a pubblicità, era una roba incredibile. Vederlo in 3D per la prima volta era una roba. Vedere un comunque... cambio e saltella. Comunque, tra tutti e cinque, ci stiamo dimenticando una cosa clamorosa, che è quella che ha fatto venire i peli dritti a tutti i non nintendari, ovvero GoldenEye. 007 bravo. Che l'ho messo in copertina, tra l'altro, nella copertina. Ecco. Allora, esatto. GoldenEye 007, finisco, poi lascio la parola, prometto, a Fede. GoldenEye 007, che adesso è stato riproposto sul pass Xbox della Series X, cioè, vabbè. E c'era gente che è andata fuori di melone per sta cosa qua. No, cioè, posso giocare a GoldenEye 007. Ma porca miseria, che gira sui tostapane sempre sto cacchio di gioco. Puoi giocare in 200 versioni diverse. Lo facciamo vedere. A distanza di 30 e passanni, perché è del 97. Io mi ricordo all'epoca che i sonari erano tutti lì che si strappavano le mani. Non vorrei giocare a questo gioco. Però GoldenEye 007 versione USA. Mettiamo quella paura e panico. Poi comunque di giochi
non è che non hanno fatti tanti pochi belli, cioè, no, 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 allora guarda, no, infatti di FPS prima, ce n'era, no, no, come FPS ce n'era tanti. Allora, io devo dire che 007 era uno dei motivi per cui volevo a casa il Nintendo 64, e quindi hai trovato il Nintendo 64 che fumava. Sì, no, quelle puzzava di fumo, esatto, però infatti era uno di 5 giochi, tra l'altro lì, che era ovviamente solo cartucce scocciate tra loro, uno schifo, però, però comunque c'era anche GoldenEye e io felicissimo, infatti GoldenEye ci ho giocato 90 di ore folle, perché proprio per me era... Ti ritrovassi anche la calza. Esatto, una meraviglia. Sì, ma poi comunque per l'epoca, a parte che ha tenuto botta per un sacco di anni, cioè come FPS hanno dovuto poi creare delle robe clamorose, perché altrimenti battere 007 era difficile. Come dicevamo prima, cioè non ha fatto 200 miliardi di giochi, c'erano, tra virgolette, pochi giochi, se vogliamo usare questo termine, però la qualità era molto alta. Sì, è vero. No, che una cosa di cui infatti oggi per esempio ne parlano sempre poco, no? Perché comunque criticano appunto la resa grafica rispetto agli standard ovviamente odierni, il controller e tutto, però secondo me la cosa più importante, che sono effettivamente i giochi, a parte il discorso della performance, che è vero, in tanti giochi sono invecchiati malissimo, e siamo d'accordo. Io faccio un esempio, io per esempio appunto, essendo fan di GoldenEye, automaticamente mi sono traslato fan anche di Perfect Dark, no? Allora, Perfect Dark, esatto, e di Perfect Dark io anche quello l'ho finito nelle varie difficoltà eccetera. Ai livelli di difficoltà più alti, con tanti nemici su schermo, diventa una roba ingiocabile, perché i frame scendono a 5, 3, 2, cioè, esatto, in alcuni momenti, e quindi lo capisco, e qualcuno dica sì, effettivamente questa roba qui fa un po' storcere, capito? Però i giochi comunque buona parte sono di grande qualità. Il problema di questa storia OST non è soltanto Nintendo 64, il problema di questa storia OST è quando tutti rapportano i giochi delle macchine degli anni 90, 2000, quel che vuoi, con le macchine moderne. È già stupido farlo, esatto. Non ha senso. Devi rapportare i giochi del Nintendo 64 con quello che aveva intorno il Nintendo 64. Infatti. Non te lo puoi portare con quello che c'è oggi, perché è ovvio che non ti torna più. Se no si fa come i film. Che schifo i film in pellicola 35 mm. Molto meglio i Blu-ray. Grazie al piffero. Cioè, capito? Poi Blu-ray già è superato anche quello, quindi siamo ecco esempio, uno dice che schifo i film in videocassetta, meno male oggi c'è il Blu-ray o lo streaming, è grazie al cacchio, ma all'epoca, voglio dire, non è che c'era molto, cioè che c'era, cioè, nel senso, le videocassette, che bruttezza. Esatto. No, ma sì, l'errore clamoroso è sempre quello, cioè il fatto che comunque prendi una cosa di 20 anni fa, ma adesso, ho capito, diventa anche, è quasi, esatto, impossibile, cioè come forse le cose che sono tra virgolette invecchiate meno peggio nell'ambito videoludico, diciamo negli ultimi 20 anni, forse sono i 2D, certo, CPS2, sì, magari CPS3, sì, magari sono invecchiati meglio, però come tutte le cose vanno viste nell'ottica dell'anno in cui sono state fatte. Tra l'altro c'è della CPS, comunque sì, la vediamo, è vero, devo ricordarmi di rubartela quando vengo, okay. C'è del CPSismo. Comunque, ma sai cos'è questo? Cos'è? Allora è che tu rubi se tu sai cos'è. Ma è in automatico, te lo prendo. Three Wonders. Three Wonders. Bello. Pensavo fosse Three Wonders, quello bello. Mamma mia, bello. E tra l'altro, se lo vendi costa $1 milione probabilmente. Sì? Costava già una vagonata 20 anni fa. Non mi ricordo era, che erano era CPS1, pochi... sì. Era CPS1. Cos'è? Tekken Tag? Tekken Tag, sì. C'ho ancora l'occhio ogni tanto per le... Sì, c'è l'occhio, Vediamo se tu riconosci questo, visto che sono uguali. Quello, aspetta che... Così. Potrebbe essere Soul Calibur? Ma porca bestia. E manca voglia, grande Paolo. 1-0, palla al centro. 1-0, palla al centro. Come te guardi a indovinarli? Perché per un brevissimo periodo, che è durato penso un paio d'anni, ho fatto il noleggiatore, un amico faceva il noleggiatore, io ero fissatissimo con le Jamma e mi ero ovviamente infoniato tantissimo, riconoscevo addirittura a occhio veramente le schede, tipo anche le Taito,
quelle lì, a un certo momento le vedevi quelle che erano le Konami che erano fatte in una determinata maniera. Sai che c'ho giù di Konami? Asterix. Bello, Asterix, che tra l'altro se non l'hanno fixato uno dei giochi è stato uno dei giochi difficili da emulare, comunque è stato difficile da emulare per un sacco di tempo, per cui ancora costa caro su sui cos. Qui abbiamo Banjo Kazooie patchato in italiano. Ehi là, qua siamo anche questo mangiome. Io ho la cartuccia anche di questo, mi ci diverto come un bambino piccino. Questo è bello, infatti poi hanno detto di non scordarci, a parte Conker Bad Fury, Conker ci mancherebbe, Conker è fantastico. E chi se lo scorda? Io lo scoiato che dice le parolacce. Io non me lo scordo perché all'epoca me lo prestò un amico e poi ho sempre detto lo compro, poi quando sono andato a cercare ho detto ups, mi sa che costa un po' troppo, e quindi ancora oggi non l'ho recuperato, però prima o poi sì. E su Nintendo 64 è nato anche Smash Bros, Certo. Ho giocato tanto io. Sì. Smash Bros, che ecco, per l'epoca Smash Bros, quello non lo dicono mai, che però sulla Play un gioco così non lo vedevi, e comunque all'epoca non lo vedevi, però quello se lo dimenticano sempre, no? Poi vabbè, ovviamente Ocarina of Time. Certo. Zelda è impossibile se le scordino, tranquillo. No, Zelda, diciamo, fortunatamente, soprattutto l'Ocarina lo ricordano tutti, magari già il Majora meno, però un pochino sì. Il Majora's Mask, io ho fatto delle discussioni, ma forse era d'accordo anche con me Dottor Game, adesso non mi ricordo se avevamo parlato di questa cosa qua, proprio lui incredibile Claudione, sul fatto che all'epoca Majora's Mask non piacque poi tantissimo. No, assolutamente no. Anche a me non fece impazzire. Forse è l'unico Zelda dove Miyamoto non ci aveva messo le mani, ma non sono sicuro di questa cosa. Io mi ricordo che c'erano stati comunque dei, chiamiamolo, delle problematiche. Poi ormai già da quasi 6-7 anni, se non di più, lo rimasterizzano, fanno la versione 3DS o... Majora's Mask, la gente è impazzita male, capolavoro assoluto. Ho detto, ragazzi, ma Majora's Mask era universalmente conosciuto come uno, non dico dei peggiori, ma insomma, era uno di quelli un po'... Ah, abbiamo fatto anche Majora's Mask, scusate, cioè, lo mettiamo da parte. Esatto, io invece, guarda, stranamente l'ho apprezzato tanto... No, ma non brutto, attenzione, esatto, non di brutto. No, ma io l'ho apprezzato proprio perché c'aveva un'atmosfera molto, molto più cupa. Sì. E c'aveva, diciamo, ora ecco, una cosa non mi piaceva era il discorso del tempo, che però comunque ogni volta lo potevi resettare, va bene con la cosa, però cos'era, con la melodia, no, se mi ricordo male, giusto? Sì. Esatto, però comunque effettivamente proprio questa atmosfera di pesantezza mi sembrava quasi strana per un gioco della Nintendo, perché era veramente pesante, quindi lo capisco. E magari un horror a quest'uomo e vi esalterà il mondo, cioè qualsiasi cosa che ci sia leggermente un pochino di che ne so, un qualcosa di scuro, qualcosa di cupo, al Gori piace. Anche a me piace, è incredibile, perché la luna di Majora's Mask è strainquietante, bellissima, infatti è vero, è fantastica, è veramente notevole. Sì. Gori è il Tim Burton della Toscana, praticamente, diciamo. Guarda, è proprio il momento in cui io sto ripassando quei titoli oscuri, tipo, sai, Kudelka, tutte quelle robe. Bravo, ottimo. Quelle robe di Shadow Hearts, tutte quelle robe un po' malate, belle. Bravo, però. ottimo. Belle. Ottime scelte. E sempre su Nintendo 64, ecco, un gioco che proprio non mi era piaciuto, che avevo trovato noioso, era quello su Yoshi, che era Yoshi Story, forse, se non sbaglio. Yoshi Story. Sì, non piace palle, non mi era piaciuto. Sì, nemmeno a me piace. No. Non mi era piaciuto. Mettiamo cosa? Uno Zelda? Cosa mettiamo? Guarda, aspetta. Vuoi mettere una cosa? Ecco, questo non so se ce l'hai. Vuoi mettere una cosa, una hidden gem, no? Una gem nascosta, giusto appunto, abbastanza cupa e oscura? A voi? Cerca Shadowgate 64, vai. Shadowgate. Che aspettavo il momento che tu lo dicevi. Ci sta. Shadowgate, eccolo qua. Esatto. È vero, c'è anche il gioco di Evangelion. Stavo per dire che oggi il buon Jacques mi ha ricordato di Evangelion, che io ho avuto la cartuccia, l'ho venduta. Vabbè, pazienza, però era fighissimo. Che figo. E poi vabbè, c'era il picchiaduro dei robottoni.
No, zero, zero, zero. C'era anche Beh, è Super Robot Wars dovrebbe essere. Ah, è vero, ragione. Sì. Non era male, quello lì non era male. È un casino ancora adesso, anche se è lento. A parte il fatto che c'è Daitar 3, se c'è Daitar 3 a me l'hai venduto. A prescindere è bello. Quindi io sono già lì. E, no, però vedi, ci sono state un sacco di perle ed era ancora il periodo, questa è una cosa che i giovani non sanno. In quel periodo Gesù... No, quello era un'altra cosa. No, c'era... Vi dico. Ecco. C'era ancora la situazione dei giochi che uscivano soltanto tipo in Giappone e in Europa magari non arrivavano, delle figate a volte clamorose, a volte no, però tipo Evangelion è uscito soltanto là, Super Robot Wars è uscito soltanto là, e eccetera eccetera eccetera, come tanti altri giochi su altre piattaforme che magari sono usciti soltanto in Giappone o magari uscivano negli Stati Uniti e da noi... Se non era una roba clamorosa tipo Tekken 18 non uscivano, perché scherzi, bisogna investire la 5 euro per farli arrivare. Poi hanno fatto arrivare veramente delle cose discutibili. Adesso mi perdonerà Federico se dico veramente Jaguar e 3DO. No, 3DO. Cioè, hanno importato quello, poi non hanno fatto arrivare un sacco di roba in Italia, tipo il gioco di Kenshiro. No. Non si sa bene perché. No, aspetta. Sì, si scherza, attenzione. Ma no, nel senso che ufficialmente in Italia il 3DO al Jaguar, poverino, non sono mai arrivati. Cioè, nel senso, sono arrivati di importazione, sì, ma non sono arrivati di importazione, certo. Sì. Però, per esempio, il CDI, CDI l'abbiamo. Quello che avevo l'ho venduto a Claudio, Dottor Game. Quello che ha, l'ha comprato da sottoscritto, vedi, perché ho detto... Gli dissi, avevo ancora ammucchiato la roba in garage, ho detto pigliatelo, portatelo via per favore che non lo vuole nessuno. Perché non avete intuito il potenziale, mi spiace. O probabilmente perché sono stato fortunato che ne avevo trovato uno, ho detto cos'è questa roba, per Dio prendilo. Quale modello è dato via? Non ho capito. Che modello? Allora, di CDI... Una bella domanda. Io potrei stile console, magari potrebbe. No, essere. Ho fatto lettore DVD classico. Ok, perfetto. Okay. Ma era parecchio grosso. Grosso, pesantissimo. Pesava. Ah, allora era il 210 o il 220. No, il 210 è leggero, il 220. Ah, ragione. Allora sarà stato il 220, sì. E ho ancora, a proposito di cose belle, vecchie, anche VoiceOver lo sa, il laserdisc americano della Pioneer che pesa una tonnellata. Il LaserActive. Il LaserActive? Sì, bello. Credo. Lo pesa? Sì, ma... Sì. Tenta, mai provato allora i 14, no, quasi 30 kg dell'LDV1000 del Dragon's Den. Quello pesa. Era anche professionale. Quello praticamente è vuoto. Grazie Brema82 per l'iscrizione, grazie, sono contenti. Che ringraziamolo. Cioè, no, però guarda che ho tirato fuori a proposito. Lunga una mano. Igor a pochi metri. Bravo. Esatto, perché devi sapere che oltre a tutti i vari problemi che abbiamo, siamo anche appassionati di Laserdisc, capito? Guarda la botta di fortuna, guarda sto buco qui. Aspetta, oddio, non si è rotto. Guarda la fortuna. Male. Attenzione, mamma mia. Attenzione. Comunque, se vuoi dei laser di io te li vendo tutti quelli che ho, perché tanto non me ne faccio niente. Guarda, ce li spartiamo io, Igor, non c'è problema. Io ve li vendo, guarda, ho della roba anche curiosa. Anche della roba italiana. Che c'è di curioso? Sono curiosa. Ma io sto cercando Terminator in italiano in laser. Sì, certo, della Multigram. Sì, certo. Io penso che tra le varie follie sto da anni, diciamo, visto che sono appassionato anche di formati video, perché sennò non era giusto, se non ero se non ero abbastanza scemo, mi sono messo, diciamo, da ormai quasi una decina d'anni a cercare di completare il catalogo italiano di uscite in Laserdisc, no? Una cosa folle. Quanti dischi sono davvero usciti? Esatto, e non ci sono ancora riuscito perché ce ne sono alcuni che non riesco. Dell'immondizia di un certo livello, comunque. Ragazzi, è così. Comunque, il film di Piraccio. Porca miseria, quello è incredibile, ma non doppiato va trovato. Cioè, voi considerate sotto, ma lui che parla italiano,
Anzi, allora, voi considerate che c'è uno dei laserdisc più rari del mondo, è il Ciclone di Peraccioni, che è uscito solo in Giappone nel 2000, con l'audio in italiano e sottotitoli in giapponese. Ora ditemi, diceva Igor, Giappone... lo stava dicendo io. Esatto, quello lì. Ma voi spiegatemi in Giappone come fanno a capire l'ironia di Peraccioni, me lo deve spiegare, però vabbè, comunque. Vabbè, ma l'italiana, il giapponese, l'italiano piace. Ah, italiano, pizza, mandolino, mafia, Berlusconi, perché tanto più o meno quello. Esatto. Gli basta, ma si fermano a mandolino. Sì, esatto. Però loro amano il nostro cinema, quindi questo va detto. Sì, i giapponesi amano il nostro cinema, ma anche noi amiamo loro, tipo tutti i Gojira della storia possibile, immaginare. Tutti i Dora Paradise, tutti gli Ultraman, tutti i Gamera e quant'altro. Adesso Ultraman fanno la versione americana. Di che? Di Ultraman lo stanno facendo, fa Netflix. Per quale motivo? Ma è già un anno che era uscito su Netflix. Un anno, cioè, io sono arrivato ieri, è un anno che è uscito. Io me la sono vista tutta la prima stagione, stavo aspettando la seconda. Ecco, vedi, perché è colpa sua poi se fanno queste produzioni, perché c'è gente come lui che la guarda. Questo è il problema. Ma adesso vi faccio il domandone per ritornare a Nintendo 64, perché ovviamente poi noi ci spostiamo su altri libri. Sì, scusate. Di tante cose diverse, vedo che ci troviamo. Noi siamo fatti così. E siamo fatti così, come cantava la canzone. Dicevo, c'erano due platform su Nintendo 64 molto divertenti. Vediamo chi si ricorda i titoli. Okay. Del Samurai. Ah, Mystical Ninja. Mystical Ninja. Il Ninja sta in Goemon, Goemon. Non è riuscito a trovare. Goemon, io ho avuto solo in cartuccia quando avevo la videoteca nel 2005, più o meno, 2004-2005. Molto divertenti. Usciti anche in Europa, tra l'altro. Con mio grosso stupore, perché non pensavo che sarebbero mai arrivati in Europa. Eccolo, vero. Anche perché prima mi sa che erano usciti solo in Giappone i Goemon, giusto? Allora, io il secondo me lo ricordo europeo. Il primo forse occidentale, magari negli Stati Uniti, ma forse europeo, era quello, uscito. No, cioè, non lo so, non lo so. Occidentale. Cioè che no, ma io ti dico quelli antecedenti anni sostanziali. No, quelli no, non credo. No, fosse... quelli no. Infatti. Questo Mystical Ninja è il primo, poi c'è anche il secondo. Sì, erano molto divertenti. E quelli facevano parte della softeca, delle esclusive Nintendo 64. Sì, però sono riuscito a metterci le mani sopra io. Quelli erano già difficili da trovare all'epoca, ne avevano stampati tre probabilmente, poi figurati in Italia, che noi avevamo gli importatori, che era tipo GIG. E giochi preziosi. Giochi preziosi dall'altra parte, che era peggio che andare di notte. Mamma mia. Ma anche perché comunque, e questo va detto comunque anche grazie comunque alla PlayStation, che comunque il discorso di sdoganare il videogioco come una cosa solo per bambini o giocattolo arriva comunque grazie alla Play. Questo le va dato atto, nonostante, ripeto, io non sono stato un fan in generale, anche se, ripeto, anche se c'è da dire che certi giochi, già come Final Fantasy VI sullo SNES, erano già belli adulti, o Earthbound... Però sì. però era roba comunque molto molto di nicchia. Molto sì, di nicchia. Certo, sì, sono d'accordo, sì. Certo, sì, che poi tra l'altro quella tipologia di giochi lì veniva importata tante volte solo negli Stati Uniti. Da noi sono arrivati in Europa, non dico in Italia, in Europa ne sono arrivati poi 4-5 forse, tolti Final Fantasy, e neanche tutti forse. Infatti per esempio Earthbound da noi in Europa nessun capitolo mai, nel senso, a parte anche in America uno solo in teoria, appunto Earthbound, perché gli altri Mother sono rimasti tutti in Giappone e basta, quindi. E comunque anche Earthbound credo che in America abbia venduto il giusto, perché oggi uno dei titoli più rari e ricercati in assoluto, ha visto quello col boxone gigante, eccetera. Sì. Per cui, per dire, non credo abbia venduto molto in realtà. E vabbè, poi io mi ricordo all'epoca, ecco, quello fu una cosa curiosa a livello di impatto grafico, perché effettivamente noi facevamo il paragone con la Play 1 quando arrivò International Superstar Soccer, perché che poi lo misero ovunque, però noi avevamo fatto un po' di paragoni, effettivamente era una cosa, cioè per l'epoca
era un po' il Virtua Striker dell'epoca. Sì, c'era cioè, una roba che a quel livello grafico non si era mai visto, poi con tutti i suoi problemi, e eccetera eccetera. Però come tutte le console arrivi al punto che deve uscire il gioco di calcio. FIFA all'epoca non era un granché comunque. No, ancora no, diciamo che poi ha preso il via da FIFA 98, sì, almeno diciamo come cosa universale. Sì, sì. Diciamo, no, diciamo fino a lì un po' alternava. No, c'è da dire, per esempio, ecco, questa è una cosa magari che molti sottovalutano. Per esempio, il Nintendo 64 è strapieno di titoli sportivi, tantissimi. È una quantità pazzesca. Facciamo vedere Wave Race, penso... bella quella, anche F-Zero, quella roba lì. Cioè, no, no, allora, ci sono anche tantissimi titoli di corse. Io, tra l'altro, da amante gioia di corse, figurati, apprezzo un sacco da quelli a quelli simulativi, però ti dico proprio di giochi sportivi su tutti i generi ce n'è veramente una quantità pazzesca, proprio da quelli di NBA, appunto i FIFA, i cosa c'è, i Madden, cioè, insomma, e varianti varie, eccetera. Mi sono domandato perché li chiamavano Madden, che poi lui era semplicemente un telecronista, che cacchio era? Sì, vabbè, era il volto, telecronista, cioè non è un giocatore, non è un allenatore, non è un possessore di squadre, è il Sandro Scoppi della situazione, insomma, è come se lo fatto Sandro Scoppi. È il Sandro Piccinini del... Esatto, il Sandro Piccinini, ma scusa, chiamalo poco, voglio dire. Chiamalo poco, ma porca miseria, cioè, passava... Sembrava più lui la star che non i giocatori. Ma perché piaceva lui all'epoca. Cioè, era, credo, adesso credo sia ancora. Non so se è ancora vivo. No, è morto. Avrebbe 106 anni. Era un professionista serio, poi era simpatico, si prestava anche a telecronache, ma appare in diversi film cinematografici sportivi, comici e non. Pienissimo, ragione, si vedeva, però cioè buffo sta cosa, cioè, nel senso, cioè, come se tu facessi il gioco di wrestling, però c'è l'arbitro, capito? Cioè, ora non conosco nessun arbitro. Difatti era una cosa curiosa, è una cosa che mi piacque anche molto all'epoca. C'erano i Crisis World, Crisis USA, che erano secondo me erano molto belli. E no, mi ricordo anche nei giochi che mi piacevano. Wave Race è stupendo, tra l'altro. Wave Race, ovviamente, certo. E forse Wave Race, uno dei primi giochi usciti. Forse il primo anche quello. Uno dei primi, sì, è vero. Da noi almeno, sì. E uscita la questione dell'acqua, che erano tutti, guarda l'acqua. Esatto. L'acqua, ma erano due acque, veramente. No, è stupendo, veramente stupendo. Questa è la versione palla, infatti se vedete è più schiacciata, c'hai i bordi neri. Sì, faceva cagare come tutte le versioni PAL dell'epoca. E vabbè, ragazzi, quella avevamo. Più che altro è che non le ottimizzavano, perché in teoria comunque avendo una risoluzione più alta sarebbe stata anche me, ma non le ottimizzavano. Quindi, ah no, vabbè, no, comunque cioè, all'epoca venivamo sempre le versioni del DSC quando posso. Esatto. Noi venivamo comunque trattati malissimo, e come clienti noi eravamo. Cioè proprio... Terzo mondo videoludico, è vero. Anche dei distributori, noi italiani venivamo trattati malissimo, nel senso che, tanto lo compreranno, lo importiamo, ci costa una lira, lo vendiamo a 100.000 lire e siamo i più fighi del mondo. Abbiamo distrutto un mercato, ricordiamo, uno dei tanti cancri della nostra distribuzione, Halifax. Halifax è terribile. Una cosa, Halifax, con l'Everdrive posso mostrare anche una chicca, perché c'è da dire che c'aveva una come si dice, un accessorio Nintendo 64, il 64DD. È vero. Ha ragione. Mostriamo. Uscito solo in Giappone. F-Zero X Expansion del 64DD, la patch inglese, tradotto in inglese. Sei giochi, mi sembra, no? Per 64D, 6 o 7 giochi. Io figurati, l'ho visto dal vivo e provato. Eccolo qua. Uno degli ultimi Atari Jaguar Fest a Forlì. Ok. Ed è stato effettivamente molto divertente poterlo. Insomma, questo poterlo è 64DD, vedere. Proprio.
E per me comunque è una macchina, cioè era, cioè perché in realtà questa qui doveva uscire tutto il mondo, ma l'hanno ritardata talmente tanto e poi alla fine è uscita solo in Giappone, è andata malissimo e quindi non si è mai vista. E però è una macchina effettivamente curiosa per quanto abbastanza inutile, penso. Però è abbastanza inutile. C'è fuori tempo massimo. Eh sì. Ormai, ma è come anche il Dreamcast che è uscito troppo presto, era troppo avanti, c'erano troppe cose, c'era troppo strapotere ancora di Sony e Vabbè, la sai. cliente non era pronta ancora a... No, ora sai, qui diciamo quando è arrivato, comunque anche da un punto di vista proprio di, perché era su della specie di flopponi, no? Sono tipo delle, questi, diciamo, queste cartucce particolari del DD sono tipo dei flopponi, ma non è che contengano molta più, diciamo, molta più No, memoria di una cartuccia sono standard. da 64 megabyte. Esatto. Se pensi quello più grosso di tutti era Resident Evil 2, che è una cartuccia, mi sembra, da 58 mega o 60. Quindi diciamo, qui siamo lì, eh. Qui siamo Sì, lì. comunque questa è l'espansione di F-Zero della 64 DD, insomma. C'aveva qualche cosa in più Sì, efficace. aveva, mi sembra, il track editor, e quindi praticamente per costruirsi percorsi e sì, un po' più di customizzazioni e robe varie. Ai titoli esclusivi c'era coso, c'era Doshin the Giant, che poi è uscito anche su GameCube da noi, si sa Adesso bene, io sì. ho questi perché ce n'è di più, però sono solo in giapponese. Questi qua sono quelli tradotti, che sono questa lista, cioè Densha de Go, F-Zero, Densha Japan. de Go è quello del treno, no? De Una serie di treni che hanno fatto ovunque. C'è Esatto, i fatti ovunque. Mario Artist, SimCity 64. Ah già, c'è anche SimCity 64, sì, è vero, Sì, sì. poi c'è come si chiamano quelli che ti insegnavano, e roba all'era. Mario Artist. Sì, c'era Mario Artist. Questo qua, Sì, Paint c'è Mario Studio, Artist, sì. sì. Boh, non so, mettiamone un altro, quale volete provare? Vai, Vai di Prova. Mario Artist, dai di Mario Vai, esatto, vai Allora, di sono Mario Mario Artist. Artist. Mario Artist, andiamo. Tra l'altro mi è venuta in mente un'altra cosa, sempre a proposito dell'arrivo del Nintendo 64, quindi diciamo le prime disquisizioni sul fatto di chi ce l'aveva più lungo tra la PlayStation e il Nintendo, che cos'era meglio, eccetera, eccetera. Io mi ricordo già all'epoca i mega intenditori, ma Nintendo 64 fa schifo, c'ha le cassette, di là c'è il CD che è più bello. Quindi c'erano anche queste cose, no? Che arrivavano, questa nuova tecnologia, i CD, no? Che effettivamente per l'epoca il CD fu una cosa sicuramente necessaria. Adesso abbiamo fatto talmente il giro che abbiamo di nuovo bisogno delle cartucce per mettere la roba, perché i dischi sono diventati limitati. Abbiamo bisogno degli Comunque, artisti. comunque questo è No, io ti bellissimo. posso dire, questo è un peccato perché secondo me se avesse avuto il supporto CD sarebbe, a parte che la tecnologia stessa, perché appunto era un progetto della Silicon Graphics, no? Insomma, una collaborazione Nintendo Silicon Graphics, dice che proprio era con i passaggi di memoria molto veloci questa cosa, diciamo questa tecnologia andava come doveva, quindi magari con un CD sarebbe funzionato peggio, non si sa. Però secondo me sarebbe stato meglio per loro perché sarebbero un po' più adeguati. Ma loro avevano questa paura atavica della pirateria ed è stata principalmente quella la scelta, secondo me, che li ha fatti rimanere lì. Uscire con dischi in Europa per quello. No, e loro tra l'altro avevano talmente tanta paura che, se non so se lo sapete, anche il GameCube inizialmente voleva far uscire a cartucce. Allorché si incazzarono anche in Giappone, e disse: scusate, ora va bene tutto, ma no, davvero. E infatti, poi alla Infatti hanno fatto fine, uscire il mini DVD, così perlomeno. no, Esatto, sì. esatto. Così è migliorata, ma si sono comunque dati una martellata nelle palle lo stesso, perché comunque il mini DVD, soprattutto per terze parti, limitava comunque lo spazio, eccetera, e quindi c'era problemi anche lì. Meno che su cartuccia, però c'era problemi. Ecco. Che è il Furbissimi, problema, tra l'altro, furbissimi. che c'è adesso sulla Switch, comunque per le terze parti, perché la Nintendo, che detiene i diritti dei suoi bei cartuccioni, per far qualcosa che sia oltre i 32 giga, costano, sai, quei, non lo so, quei 2 centesimi in più, che il distributore, no, Dio, 2 centesimi in più, non li possiamo investire, no? E allora dovete scaricarvi il gioco tutto in digitale.
ho esatto, una parte no, super tuccia, magari ce n'è metà, esatto. No, e questo tra l'altro in retrospettiva futura è una cosa tristissima, perché te li renderà poi inutilizzabili queste cartucce. Esatto. Ma difatti anche secondo me lì la questione, cioè queste generazioni di mezzo che hanno cominciato a puntare tanto sul discorso digitale eccetera eccetera, secondo me sono destinate comunque in una maniera o nell'altra semi fallire, nel senso, attenzione, adesso guardate la situazione, non lo so, del vabbè, la PlayStation 5 è un caso a sé, l'Xbox sì, che punta tutto sul digitale, che fanno tutti un po' i fenomeni con sta storia del pass, però alla fine è per nascondere la pochezza di titoli che hanno sì, dentro, perché non adesso d'accordo, parte tutto, se la Sony può permettersi, io lungi da me difendere Sony, se la Sony comunque senza console continua a vendere, la gente continua a chiedere, eccetera eccetera, perché la gente vuole giocare a determinati giochi, perché poi la Sony è costretta anche per tutta una serie di motivazioni ad avere i giochi su disco fisico, con tutto quello che ne può venire fuori, però il discorso che comunque tu vai da una parte, voglio giocare a Horizon Zero Dawn, non c'è, The Last of Us non c'è, Gran Turismo non c'è, Spider-Man non c'è, e cacchio, comincia a diventare difficile di là giocare soltanto a, con tutto il rispetto, a l'ennesimo Halo, o a Forza Horizon, che secondo me è fantastico, o Gears of War, di cui io sono tatuaggio, cioè c'ho il tatuaggio, quindi a me Gears of War mi ha rotto le palle dopo il terzo, insomma, voglio dire, ormai stanno, da un certo punto di vista, nascondono determinate debolezze, che sono appunto i titoli e anche quelli proposti. Tra l'altro c'era un direct forse stasera di Nintendo, sì, c'è ora Nintendo alle stasera. 11 sì, alle 11, tra 10 minuti sì, sì. E mi ha stupito, quindi spendiamo tutto e andiamo a vedere. Ciao, ci vediamo, è stato bello, se volete, no, fra 10 bene, minuti interrompiamo, perché tanto è un'ora e 5 che siamo in live, come volete voi. Sì, guarda, no, guarda lo scoiattolo che ti risponde, guarda, mi è arrabbiato. No, però negli ultimi, io parlo da rivenditore, comunque da negoziante, e se io guardo negli ultimi, anche solo gli ultimi 4-5 mesi di giochi usciti, Splatoon 2, cioè scusate, Splatoon 3 venduto, i Pokémon, Bayonetta, poi cos'è che hanno ancora fatto uscire? È uscito ancora qualcosa? I Mario e Rabbids, ciao a tutti, cioè... parliamo di titoli, non lo so, tu dici dall'altra parte che cosa hanno per controbattere? Zero, sì, perché l'unico è stato God of War, sì, con tutte le sue, tutti i suoi problemi, e però se guardi anche da qui ai prossimi, alla fine dell'anno, le cose più interessanti, maggio, Zelda, basta, finito. Sì, sì, però... dall'altra parte c'è zero. Sono evidentemente in crisi di idee questa gente. Cioè, ma sono vittime di un mercato che si sono create, Sì, sì, ma mica da adesso, ormai è qualche tempo che sono in questa crisi, Secondo sì, me sì, sono arrivato, cioè, diciamo, dopo la settima generazione ha cominciato parecchio. C'è troppo con la tecnologia, tutto lì è il problema, hanno voluto di più, adesso però le idee sono finite, i giochi sono cotti, è proprio che altro i giochi ora, lo sviluppo costa un fottio, diciamo, costa veramente tantissimo, e i tempi di sviluppo sono lunghissimi, quindi... è un casino, cioè cosa veramente... fanno? Prendono un gioco vecchio, ce l'hanno già bello pronto, e lo buttiamo fuori sulla generazione dopo, che tanto li mettiamo quattro cagatine in più e tutti contenti, sì, però no, poi, giustamente, ma poi li emulano anche male, non hanno rispetto, fatto che fanno il gioco, noi utenti lo testiamo e poi loro rilasciano gli aggiornamenti, le patch, mano a mano che è, il gioco è finito fra 6 mesi che è uscito, per dirvi. Una squadra di tester costa un bel po' di soldi. Questo è esatto. Anni fa la Motorola, che non testava i suoi telefoni cellulari, li dava direttamente in mercato, chissà come mai questi telefoni si inchiodavano. C'hai la garanzia, non ti preoccupare, ti si cambia. Sì, però io ti testo la roba. Tra l'altro ti davano anche bellissimo, ti davano un foglio per descrivere uno come ti eri trovato e quali erano i difetti che avevi riscontrato. Cioè, è realmente un foglio da test.
La gente pensava che fosse per chissà cosa, ma no, li testavano gli utenti. E ora fanno uguale. Ora fanno sì, sì, è vero, è vero, ormai sì. Sì, l'Erto 2. Ah, sei inchiodato! Ti immagini questo foglio, te lo danno, un foglio ideale, con scritto come ti sei trovato, tutto bene? E giù bestemmie. Qual è il tuo problema? Sono arrivato qui, perché ti sei fermato? Giù bestemmie. Ma esattamente, cioè, praticamente li stai facendo da beta test. Poi ti rilasciano la patch, non ti ringraziano nemmeno. Dice, vedi, come sono stati fighe e ganzi che mi hanno fatto una patch. Ma infatti, poi sì. nella fattispecie, quante volte ne abbiamo parlato anche con VoiceOver, a proposito della stessa emulazione del Nintendo 64 da parte di Nintendo. Cioè, menata al mondo con sta storia che, oddio, adesso moriremo tutti perché avete piratato dei giochi, che poi in realtà la cosa non è stata così, sono venute fuori tutta una serie di shitstorm vari ed eventuali. Poi la Nintendo decide, ok, facciamo uscire i giochi del Nintendo 64 sulla Switch. Ora, noi sappiamo tutti che l'emulazione del Nintendo 64 è problematica, ma tu che hai il codice sorgente, che sei proprietario dei diritti, lo fai uscire sulla tua console e fa più cagare di quelli che l'hanno emulato a casa loro. È vero. Adesso, che poi il modo per capire se fa cagare o no l'emulazione, c'è un gioco che è Mario Kart 64, avete presente lo schermo? Lì si vede, non ce n'è uno ufficiale che riesce a emulare quell'effetto lì. Abbiamo detto prima, se io lo faccio partire emulato sul Project 64, si vede. Ecco. Porca miseria. Adesso faccio vedere comunque. Ma nemmeno andare a vedere che cosa hanno fatto lì Project 64, capito? Ma la mia solo questa cosa qua, cioè ultimamente mi sembra che siano andati tutti a ramengo, cioè. Sì, ma penso che la storiella di non ci sono PS5 sufficiente per tutti, cioè secondo me l'hanno fatta apposta, perché chi gli si dà? Adesso dirti può anche darsi che sia sia stata una tattica di mercato che ha funzionato, tutto quello. No, ma per carità, attenzione, cioè conosciamo i personaggi, quindi sappiamo che Mario 64. No, però voglio dire, cioè, veramente tu metti in mano l'emulazione a chi è capace, e questi non, cioè, a parte il fatto che se tu guardi anche sui due mini NES, che sono il mini NES e il mini SNES, vai a vedere l'emulatore, in realtà è una roba costruita da mio cugino che abita qua dietro. Non parlavano della PS1 mini, sì, ma avevano scoperto che nel codice c'era scritto: tanto sappiamo che prima o poi, nell'arco di 24 ore, l'avreste aperto. Cercate di non fare casino. Al massimo, noi che lo abbiamo aperto, vi diciamo, voi che l'avete programmato, cercate di non fare casino, perché noi sappiamo farlo il nostro lavoro. Quelli della Ready Soft che scrivevano sul codice Dragon Slayer: vi prego, lasciatecelo vendere per una settimana. almeno quello. Però. C'è da dire che uno dei titoli che più ha fatto il culo agli hacker è stato Spyro 3. Non me lo ricordo. Però ti posso dire che Mario, questo qui, l'abbiamo giocato tutti e milioni di volte. Sì, però Spyro 3 della PlayStation 1 è stato il gioco che ha fatto tribolare gli hacker. Ci ha messo 10 anni a togliere tutte le protezioni di Crypt che in tutto il gioco erano disseminate, ha fatto incasinare parecchio. Sì. Quindi fantastico, non lo sapevo. Andate a cercare su Google la storia della protezione di Spyro 3 della Play 1, c'è tutta la storia. Fantastico, sì, non lo sapevo. Tanto qui nel Nintendo 64 la protezione praticamente è essere cartuccia, quindi No, però quel gioco era disseminato di protezioni che praticamente, non so, uno che modifica, che fa la patch, di solito ai primi livelli ti si blocca o crea dei problemi. Invece Spyro 3 era disseminato di bug, tipo la fatina che a metà gioco ti diceva stai usando una copia non originale, ti cancellava il salvataggio, ti giocavi sotto sopra, tutti dei bug assurdi che ti rendevano ingiocabile. Questi erano piccoli bomba orologeria. Sì, ed erano in tutto il gioco tutti sterminati, ce n'era un casino a trovare. Non mi ricordo su quale console c'era come protezione quella, forse era sulla 360, che randomico il lettore ricominciava a girare, cioè a un certo momento lui andava a chiedere un'informazione che tu potevi avere soltanto sul disco. Sì, è vero. Poi l'hanno l'hanno inchiodati dopo praticamente una settimana, come quando hanno detto che avrebbero cambiato il core
di Windows, cioè ci impiegheranno 48 ore invece delle solite 24 per craccarlo, cioè probabilmente sì. È una cosa simile, però se stiamo veramente a guardare quando ci mettono mano i proprietari, diciamo, di queste schede, veramente fanno dei disastri incredibili. Adesso pare che l'emulazione sulla Switch sia migliorato, adesso non ho occasione. No, io ho seguito qualche video per curiosità e ho seguito qualche video, per esempio, sull'emulazione di Ocarina sulla Switch, eccetera, sul servizio quello veramente online e quant'altro, sì. Visto che nel tempo ora hanno patchato quasi tutto, però Ocarina, poi non so gli altri come sono messi. Ma no, io ce l'ho la Switch, ho l'abbonamento, ma fidati che poco e niente fanno poco e niente. Ecco. Ma poi no, anche altro... Scusa, ti ho interrotto, scusa. No, dicevo, una cosa che mi dispiace molto, per esempio, è che una delle cose più carine che ha fatto la Nintendo nel tempo è stata il discorso della Virtual Console, e questa Virtual Console poi su Switch non l'hanno mai più riproposta, perché ora comunque sì, c'è l'abbonamentino, ti danno i giochi anche del Mega Drive, ma non è la stessa cosa, non c'è... Ma poi comunque... Veramente, questa roba qua, che è veramente un controsenso, e anche io lo trovo come ragionamento da, diciamo, da piccole persone, no? Ma questo in generale, non per forza Nintendo. Cioè, sta cosa che da un lato ti dicono: ah, tu cattivo, non puoi emulare questa cosa che ha 46 anni, però io non ti do la possibilità di giocarlo da nessun'altra parte perché io non voglio. Ho capito, ma perché? Ma allora scusa, allora dammi la possibilità di giocarci, me lo compro. A un prezzo equo, ovviamente, cioè non me lo fai pagare 50 euro, perché altrimenti te lo tiro in testa. Scusa. Devo ricordare che... Dissi una volta in una diretta questa storia qua. Ci guadagnerebbero tantissimo a fare una specie di, non lo so, repository che te puoi pagare un euro, due euro a gioco, o affittarlo, che cavolo... E lo fai girare però sul loro emulatore, che magari è web o quel che vuoi. Cioè, a quel punto ci guadagnerebbero molto di più. Non devono neanche fare niente, perché non devono fare altro che darti la possibilità di utilizzare la ROM. Legalmente... Ma non gli piace sta cosa? Non ce la possono fare. Comunque, lo sai, anche un'altra cosa perché non gli riesce di farli. Perché anche se hanno i codici originali, anche se ci hanno lavorato virtualmente loro, in realtà non ci sono più i programmatori e l'hanno fatto veramente. Perché molta di questa roba qua, molti quei core che hanno fatto, quindi anche roba hardware, non essendoci più il capo progettista oppure il team che ci ha lavorato su, molte cose sono... cioè sanno che l'hanno fatte in quella maniera, ma in realtà ci sono dei segreti in più dentro, cioè ci sono delle idee in più. E quelle idee in più, se tu te le devi andare a emulare e non sai che cavolo stai emulando, ci sta che non ti riesca. Molti emulatori che ci sono fuori fanno un po', virgolette, furbi. Cioè, se l'emulazione, il chip chiede un ok da qualche parte, glielo danno a prescindere. E in quella maniera, ok, e il programma va avanti. Questo succedeva spesso con i MAME ai primi tempi. Mamma, i primi tempi faceva così, alcune chiamate, non si capiva bene che cosa diavolo fargli fare, io gli do ok, a prescindere, vedrai, e va avanti. Le CPS2 le hanno capite pochi anni fa, tutte, completamente, che poi anche lì CPS2 l'abbiamo scoperto, incredibile, abbiamo capito come funziona tutto, minchia, l'hai emulato anni prima, però è così, perché ci sono alcune chiamate che loro davano ok. Probabilmente la Nintendo non fa queste gabolotti, e anche perché non gliene frega assolutamente niente, e quindi si blocca tutto. Sì, però io sono assolutamente d'accordo, e io credo che sia veramente così. E vai a finire comunque in un loop che a uno non gli interessa, l'altra la cosa, però poi investire nei giochi nuovi no, perché poi costa la tripla di questo, dell'altro, cioè e si finisce sempre vittima di questo. Mercato che si sono costruiti, a parte, è vero che il pubblico ci mette il suo zampino, perché se fanno l'ennesimo remake di Resident Evil 4 e la gente si piscia addosso perché non vede l'ora di vederlo, basta. Diciamo che poi io sarò uno di quelli che lo giocherà il remake di Resident Evil 4, perché Resident Evil 4 per me è l'ultimo bel Resident Evil che hanno fatto della saga originale. Poi quello che è venuto dopo a me non è più piaciuto, l'ho trovato fuori di testa.
Però siamo sempre lì, cioè creano questi mercati che poi si autodistruggono, perché era inevitabile, perché sei andato talmente in alto che tanto prima o poi devi scendere, perché, ripeto, è inevitabile. Arrivi a questo punto dove però adesso ci costa 150 milioni di dollari fare un gioco. Sì, io credo che si potrebbe fare molto di più senza spendere tutti questi soldi. Ci sono gli SDK 20, cioè costano, alla fine costano veramente relativamente poco. E poi certo, io la faccio molto semplice, bisogna avere gente che è capace a programmare. Io la trovo una anche una grandissima paraculata da parte delle software house, perché arrivi, io posso capire, non so, 10 anni fa GTA 5 ci sta che hai speso tutti quei soldi, perché era una cosa talmente folle all'epoca. Adesso nel 2023 io non so se GTA 6 costerà così tanto, onestamente. Poi tanto potrebbero farlo costare quello che vogliono, tanto se lo ripagano in una settimana, perché tanto lo sappiamo. Però purtroppo i videogiocatori adesso sono diventati anche viziati, comunque, se ci pensi, sono tutti gnegnegne adesso. Una volta prendevi la cartuccia, quello era, e te lo bruciavi a mesi a giocare, a spulciarlo. Adesso invece quello non va bene, quello non va bene, e quella texture fa schifo, quel riflesso non va bene, e spara male, la bomba la tira male, cioè... ho visto video e ho scritto scene assurde, veramente. Vabbè, ma quello, sai, quello... Dall'archi più fetta di giocatori prendi, più persone si ritrovano. Io rimango nel passato, no, infatti le case sviluppatrici adesso di giochi hanno anche paura, comunque, perché sai... La massa dopo si inizia a etichettarti, hai fatto il gioco brutto, lì un po'. No, ma più che altro, perché comunque se ne sbagli anche solo uno, visto quanto ci investi, poi vai a gamba all'aria. Mamma mia. E questo è anche uno dei motivi per cui, diciamo, anche innovare oggi è molto più difficile. In generale, proprio, capito? Cioè, comunque sì, messo tu non abbia un piccolo studio che fa il suo, però se hai un piccolo studio che chiaramente non puoi accedere a determinate tecnologie o cose, o comunque ti devi fare un mazzo 10 volte tanto, quindi è un casino, è un po' un cane si morde la coda, secondo me è una cosa che... Un con il cuoricino che ti sorride, quell'altro è meno come un ossesso, qualsiasi Yoshi gli arrivano addosso. Ah, Yoshi Story. Guarda, no, mi sono perso prima che stavi mandando Quake 64, che è notevole. Adesso mi sono risposto. Avevano fatto anche Doom, se non sbaglio, no? Sì, certo, c'è Doom 64. Ricordo male, io ho un amico che è fissatissimo con Doom, Luca, lui sa tutto e anche di più, probabilmente è anche amante di Romero, secondo me, alla fine, non lo ammetterà mai. Mi ha detto che Doom 64 dovrebbe essere, come posso dire, a livello di storia, veramente qualcosa di canonico, cioè una roba che in teoria è un seguito. Sì. Tutti di Doom che hanno fatto, Doom 64 dovrebbe essere stato il vero... Ed è effettivamente molto bello, per fortuna, appunto, è nato su 64, era esclusivo lì, ora in tempi recenti, cos'era? Night Dive Studios l'ha portato sulle console di nuova generazione su PC, però è veramente un grande titolo, quindi ecco, anche Doom 64 è un altro dei titoli che chi ha un Nintendo 64 dovrebbe recuperare, secondo me, se gli piacciono gli FPS, ovviamente, certo. Su quello stile lì, certo. Diciamo, FPS, più che stile, esatto. Quello. Diciamo un FPS di quelli belli, belli. Più che altro ha molta atmosfera, quindi questo va detto, è molto interessante. Atmosfera cupa. Sì, certo. ma posso dire niente. Cupa come i personaggi di Super Mario, ovviamente, i cupa che sono. Sì, bravo, esatto, la stessa cosa, esatto. Gori, esatto. Tu lo conosci della PS1, stracupo, come si chiama? Certo, Galleria. Certo, lo conosco, porca miseria, quello di Riesp, è fantastico. È andato a mangiare la pizza e... Chi? Esatto, sì. Non ho capito che gioco, scusami. Galleria. Ah, Galerian, sì, no, bellissimo, no. Quello lì, no, allora io avevo capito Gabriele, conosci Gabriele? No. Sì, è andato 8 giorni. Cioè. Che poi tra l'altro ci hanno fatto la patch italiana. Ah, non lo sapevo. Sì, la patch italiana, sì. Sapevo. Diciamo, sui survival horror sono molto preparato. Infatti quindi... ho visto che... Visto che ti piacciono i giochi cupi, su Nintendo 64 io mi ricordo di un
picchiaduro cupissimo, che era Maze the Dark Age. Ah, ce l'ho, ce l'ho. Bello, sì, bello, bello, bello. Era fantastico. È tipo un Soul Calibur primordiale. Mamma mia, ma delle era mazzate sempre... con delle armi giganti. Ce l'ho, eccolo qua. Era sempre della Midway. Della Midway. Era della Alec lì arcade. Sì, sì. Era Midway, era di... Oddio. Sì. Era un gioco arcade in effetti. Si è buggata la risoluzione. Che cazzo succede? Guardate. Eccola, sei Maze the Dark Age. Nintendo. Aspetta, si è buggata la... Sì, si è darkizzato tutto quanto. Aspetta che riprovo. Se no metto la versione PAL. La versione NTSC mi ha fatto quel... Quella è strano, era un bug. Sento, le versioni NTSC sono quelle che vanno meglio. Adesso va, non so cosa era successo. Invece funziona. No, comunque Maze all'epoca figo. Io l'avevo anche beccato in una sola sala giochi giù in Liguria, se non ricordo male. Figo, mi era piaciuto tantissimo. Qua, sì, è fighissimo. Un gioco. Anche se andò abbastanza bene. Era molto bello e la conversione è migliore. Sì, mi sa che è proprio l'unica versione, credo. Ma non so se ne hanno fatta una anche per Play 1, no? Ma forse mi sbaglio io. Play 1 no. Non lo so, aspetta, guardo. Aspetta, no, boh, va. Era arcade Nintendo 64. Sì. Ok, sì. Allora era un altro, un simil qualcosa di straviolento. Forse era solo lei. No, c'era... Ma forse, no, mi ricordo. Sì. No, beh, comunque alla fine, adesso a parte tutto, eravamo partiti da dobbiamo. Ah, stasera spacchiamo la Nintendo 64. Invece abbiamo fatto quasi delle dichiarazioni d'amore. Dai, anche voi cose brutte. Questa è forte, questa cosa. Dai, le cose brutte adesso di questa macchina. Dai, vogliamo le cose brutte. Le cose brutte, bah, che si potrebbe dire, allora, a parte... basta che metti, non so, GT64, basta guardarlo, siamo a posto. È facile GT64, è troppo facile. Vabbè. No, allora, di, cioè, come cose brutte ti posso dire, a parte, va bene, pad, mancanza di FPS, ma quello è un discorso appunto moderno. Come cose brutte, per esempio, c'è pochissimi RPG, quindi questo va detto, per cui... guarda, io ho finito, tra l'altro, ho finito Holic Magic Century, poi sarebbe Quest 64, che già nella versione europea era leggermente migliorato, e la americana fa schifo proprio all'ennesima, comunque è un gioco abbastanza mediocre, però di giochi di ruolo veri ce ne sono pochissimi, quindi questo va detto. C'è Super Mario, come si chiama? Paper Mario, il primo, sì, esatto, che è un gran gioco, però comunque di RPG non ce ne sono tanti, quindi questo va detto, però è un genere che non c'è, e cioè, che ce ne sono pochi. Poi non so, di cose brutte, sì, di giochi brutti ce ne sono, quello senza dubbio, non è che non ci sia, ma quello sono... ci suggeriscano. Sì, un certo Superman 64, vabbè, mi sembra anche... è storico. È bello perché è brutto. Sì, no, allora... è storico. No, poi allora, c'è da dire che, diciamo, il motore grafico è sempre riciclato. Quello sì. Quello c'aveva per girare. Quello lì era... sì, l'hanno fatto con lo stampino. Quello è... vai, fate. Sì, perché... almeno lo conoscevi, comunque. Tu sapevi che era un gioco del Nintendo 64. Questo... Stinguini. Ah, vabbè, sì. Sento le facce, è sempre lo stesso. Intanto con la macchina dovresti fare le curve, non prendere pieno in muro, capito? Perché fa male in muro. Sì, adesso lo faccio. Per esempio, mi leggo così, stavo guardando un po' di giochi considerati brutti. C'è Due Picchiaduro, c'è War Gods e Dark Rift. Io in realtà, per esempio... è vero. Ora War Gods non ce l'ho. Dark Rift ce l'ho, è mediocre. È mediocre, ma non è così brutto. Ma non è così. È mediocre. Brutto, insomma. Sì, è bruttino. Allora, ripetimi di War Gods. War Gods. Ce l'ho. Esatto. E coso? Ce l'ho. Sì. Come si chiama l'altro? Sì, l'ho detto ora. E Dark Rift. E poi ce n'è anche un altro, dico che sia molto brutto. Questo, in effetti, non l'ho mai giocato neanche io, perché
trovai la cartuccia, ma non va, non è mai andata, che è Biofreaks, però questo io non ci ho mai giocato. Sì, anche quello è orribile, ma Esatto. È la versione economica di Mortal Kombat. Vabbè, e poi c'è. Guarda i capelli anche Carini c'erano i due Fighters Destiny comunque. Sì. Ah, Però, no? ecco, aspetta. Uno me lo sono ricordato, Porca miseria se me lo sono ricordato, perché ci ho giocato. Uno era veramente brutto. E tra l'altro io sono un fan della serie, quindi Che figurati. personaggioni, guarda che Sì. personaggioni. Uno più ridicolo dell'altro, guarda Quell'altro, che sta con le esatto. corna, Ecco, meraviglioso. allora, uno veramente brutto, questo lo posso ammettere anch'io perché ci ho giocato, appunto da fan della serie però su PC, ovvero Carmageddon 64, fa veramente cacà. Ecco, quello Ok, proprio mamma mia. quello è imbarazzante, quello è veramente Dice imbarazzante. del disagio misto a qualunque altra cosa. Sì, no, quello è proprio orrendo, quindi niente da dire. Però mettere uno di quelli. Carmageddon, proviamolo, dai. Sempre Carmageddon 64 è proprio brutto. nei giochi quelli anche belli, belli brutti c'era, vabbè, Lamborghini qualcosa che lo ficcavano dappertutto. Mamma Che... mia. Ma quello non lo so. Se tu avevi un Nintendo, allora, se tu vai, io faccio questa scommessa: se tu vai in un mercatino dell'usato qualunque, il più becero, e trovi un Nintendo 64 con dei giochi, uno sicuramente sarà Lamborghini. Vedi, allora. Questo, Sì, no. veramente, veramente, c'è una di quelle cose. Guarda, allora sono 50 € e 60. Ah, mi dai questi? Cioè, ti do per il resto un Lamborghini, perché cioè, era terribile. Guarda che una roba di una. Mamma mia, una cosa terrificante. Cioè, uno di quei giochi che hanno ficcato a tutti pur di prendere, veramente, regalateli a chiunque. Bastante. Mamma mia, una roba terrificante. Poi vabbè, cioè, giochi diversamente belli è pieno. Io ti dico, quello che a Sì, me non è vabbè. piaciuto è veramente Yoshi's Story, a me non è piaciuto. Oh, ma nemmeno a me, neanche a me, neanche a me. E tra l'altro Yoshi's Island è bello, cioè pur da anti Nintendo mi sono, però Yoshi's Island su Super Nintendo è veramente un gran Ah, gioco. ecco, qua c'è una battaglia. Io poi tra poco vi devo salutare perché devo fuggire a gambe Sì, ma levate. interrompiamo anche noi perché siamo un'ora e mezza, quindi. Il Ah, ok. lancio quest'ultima provocation. Allora, io non sono un fan della serie. Attenzione, non fan della serie vuol dire che non sono un mega appassionato. Oddio, qualunque cosa porta quel marchio. Li ho giocati i vari giochi. Non sono mai rimasto così impressionato. Ovvero Castlevania, Ah, di sì. cui abbiamo una puntata con Dr. Game. Ora, io mi ricordo di averlo. Mi ricordo. Ci giocai e anche all'epoca non mi piacque su Nintendo 64 e per anni il Castlevania per Nintendo 64 era conosciuto unanimemente come una cacata di proporzioni titaniche. Sono riusciti Mettiamo. adesso a dire: Ah, no, Castlevania su Nintendo 64! No, vabbè, Castlevania su Nintendo Si 64 può no. guardare, no, Non assolutamente è, no. cioè, io l'ho Eccolo qua, provato poco, sì. la verità, ma cioè, ho giocato di peggio, ma non mi sembra granché. Poi ho. No, cioè, è Oh, proprio come mostro. mai? No, non è che Andiamo. non siamo che fa proprio schifo. Cioè, No, io ti dico, boh, no, vabbè, dai, andiamo, detto io. andiamo. No, nel senso, io Ma il salvo anche problema è che l'insalvabile, va ma bene insomma. rivalutare tutto, ma porca la miseria, si esagera. Cioè, no, minimo adesso. Eccolo qua. A parte Eccolo, tutto. giustamente lo mettiamo. Sì, c'è Castlevania, anche Donkey Kong non era. No, Il ecco. discorso dell'espansione, senza Sì. l'espansione il gioco non parte. No, Oh, ecco, io sono mi sono dimenticato di d'accordo. mettere questo pezzo del gioco, serve No, per farlo partire. io sono d'accordo perché anche a me Donkey Kong 64 non piace per Cioè, nulla, allora, però. c'è da dire Giusto. che tra l'uscita video, che vabbè, all'epoca poteva andare bene, però, insomma, non aveva la RGB, vabbè. Poi. Beh, ma tanto all'epoca non c'aveva No, vabbè, pochi. però, insomma. E poi Sì. l'altra cosa, l'espansione rompeva i coglioni che dovevi comprare. Vabbè, c'era la Sony che ti faceva comprare memory card, vabbè, ci poteva stare. Sì, Infatti anche qui però dovevi comprare memory hard, quindi. l'uscita video in composita o in RGB è un problema europeo, Sì, perché era esatto. in Europa che noi volevamo l'RGB. In Giappone gli davi composita, erano felici come bambini, Ma perché loro andava quello, avevano anche mentre in l'S video America andava loro. l'S video. Avevano anche l'S video, sì.
Quindi te metti l'S-Video, te metti il composito e fatto già contento i due mercati più grossi, America e Giappone. Noi eravamo abituati male. No, ma più che altro non si è mai capito perché l'abbiano tolto dalla versione, cioè dalla parte europea, e soprattutto non si è mai capito perché l'abbiano tolto dal GameCube. Ecco, lì veramente non me la spiego perché. Ora ma il Nintendo 64 c'è anche più stupida, perché loro hanno per un certo periodo hanno messo proprio il chip che faceva anche l'RGB, ma non ci hanno saldato i tre filettini, cioè... Proprio l'ottimizzazione prima di tutto, cioè, quindi lì è proprio stupido perché ci sono alcune versioni in cui te fai tre ponticelli, boom, hai l'RGB, e altre versioni hanno cambiato i chip, vabbè, dice così vi frego per bene e non lo metterete mai, invece poi l'abbiamo fregati lo stesso, però cioè, non si capisce quello, mentre nel GameCube non ce l'hanno proprio messo, festa finita, arrivederci, grazie. No, ecco appunto, per rispondere a Antonio Cannone, no, non è che io dico che Donkey Kong 64 è brutto, a me non è piaciuto, poi il gioco ha i suoi estimatori, quindi non... L'ho messo proprio adesso, a me personalmente non piace. Sì, lì sono gusti, infatti neanche a me piace, cioè, poi gusti sono gusti alla fine. Sì, c'è da dire che insomma l'engine grafico è questione di gusti, cioè chi dopo un po' magari stanca, perché se uno si mette qua tutta la sera si rende conto che sono un po' tutti uguali graficamente. Tanti giochi sì, non tutti, ma... No, non tutti, però... Insomma. Prendi Mario, prendi Zelda, prendi Banjo, sono tutti, cioè, il motore grafico è quello alla fine, come avevo detto, quello è, quello rimane. Sì, nel senso... Belli giochi, cambiano le storie, per amor di Dio, però... Alla lunga, poi uno stufa. La PS1 è molto più variegata da quel punto di vista. Sì, in quello sì. Erano vari team di sviluppo, cioè lì era Nintendo che faceva, sì, poi c'aveva qualcosina esterna, però dall'altra parte c'avevi Capcom che faceva una cosa, Konami che era ancora capace a fare i giochi, più tutti... No, e poi ricordate sempre una cosa, e quello magari non se ne parla mai, allora, tutti giustamente si sa che, ne so, che il Saturn era un inferno da programmare, il Jaguar figuriamoci, eccetera, ma guardate anche il Nintendo 64, a sentire gli sviluppatori, era una bestiaccia, non era una console diciamo user friendly come programmatore, perché era ora io non lo sono, quindi non ho le competenze per poterne parlare, però da quello che ho letto so che ci hanno battuto in tanti la testa proprio per i limiti che aveva e il come farli, quindi non era facile neanche diciamo neanche sfruttarla a modo, ecco, questo era anche un problema. Infatti chi è che l'ha sfruttata di più, che aveva la possibilità di giocare e di programmare col codice sorgente, tutti gli altri Nintendo gli ha detto voi non vi avvicinate neanche, e vi dirò di più, io non sono neanche, nonostante il gioco sia, per carità, sia stato innovativo sotto penso tutti i punti di vista possibili e immaginabili, io non sono un grande estimatore di Super Mario 64. Me non ha mai fatto impazzire Mario 64. Anche a me non mi ha mai fatto, cioè quel Mario lì, sto parlando di quel Mario. Io parlo di Super Mario 64, che è stato il primo platform 3D rivoluzionario. Io non nego assolutamente l'evidenza, però a me Mario 64, io ho sempre Super Mario World. Anch'io, sono anche come te. Ah no, quello lo capisco anch'io. Poi è un gusto, ripeto. Sì. Da me togliere qualcosa di merito di quello che è stato a livello sia storico assolutamente. Però io Mario 64 non so come mai non mi ha convinto. Non mi ha mai convinto, devo dirvi la verità, non lo so come mai, non so darvi una... Non mi ha convinto per niente, invece per esempio se devo giocare a un platform 3D gioco a Crash, che mi piace molto di più. Crash è curioso. Crash a me, sì, a me Crash quelli dopo di più, il primo... No, non il primo, no, il terzo, no, il primo bello, non molto. Il terzo sì, terzo è bello. Però sì, il primo era molto grezzo, c'è da dire. Era classico, era nato comunque per dobbiamo fare concorrenza a Mario e Sonic, tra virgolette. Effettivamente in parte ci riuscirono, comunque con Crash. Cioè il gioco oggettivamente è tutt'altro che stupido, anzi è difficile. E forse l'unico platform o comunque personaggio di platform che aveva messo in difficoltà Mario con la storia dei kart, perché comunque CTR ha venduto così €100 tra virgolette, anche perché costava quello che doveva costare, cioè €39,90, cioè il suo prezzo perché quello doveva costare, però
è stato forse l'unico che è riuscito a mettere, tra virgolette, all'epoca in difficoltà Mario. Cioè... Posso dire una piccola chicca che a me piace un casino, che questo proprio è bello, sì, che è un po' un clone di Crash, ma io da piccolino ci giocavo. Paperino, bellissimo. Non so se ah, bello, sì, sì, carino, sì, carino, sì. Carino. Sì, sì, Paperino sì, c'era su Play 1, PC e Nintendo 64. Sì, sì, e poi dopo è uscito anche su Dreamcast e PS2, ma era diverso. Sì, era diverso, ah, bravo. Sì, era diverso, era diverso. Però io quello su Dreamcast me lo sono mangiato. Vabbè, a me è piaciuto tanto. Sì, sì. Era bello, sì. Ogni tanto ti mangi un CD così tanto per fare, ho capito. Quindi non te lo mangi. Me lo mangio. Beccati questo. Scusate, io poi giustamente prima di chiudere devo nominarlo perché lo amo tantissimo e non l'ho detto. No, io per esempio adoro tantissimo Star Fox 64 o la Star Fox. Che appunto non l'abbiamo ancora menzionato, ho detto no, quello in effetti va detto, è un gioco meraviglioso, però quello sono io di parte. Sì, 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 no, quello sì. Però questo qua mi ricordo da piccolino, lo trovavi, il CD del CD-ROM per il computer nei cereali della Cigar. Sì. Era bellissimo. Sì. Che prendevo a colazione, trovi questo disco, poi andavi su Windows 98, lo mettevi, c'erano quelle robette tipo salta in internet con Jumpy perché per i bambini, con la ranocchia che saltava. Fantastico. E c'era questo gioco, c'era la demo di questo gioco, con tre livelli, io me li giocavo... giorni, sempre gli stessi tre livelli, non mi stancavo mai, ti giuro. Io facevo la stessa cosa ma con la demo di Hercules, pensa, ecco, te. C'era Hercules, no, Hercules. Hercules mi piaceva tantissimo anche, forse qualcuno lo conosce, bellissimo per PC e Play 1, Art of Darkness. Ah, Art of Darkness, ah, certo, bellissimo. È porca miseria, certo. Che col cal bambino demo a sempre fan di Shai io, quindi figurati, e c'erano anche i minigiochi della Disney tipo Becca Bacca, Abu sui tetti, bellissimi quelli lì. Se le ricordo ancora tutti, ma secondo me ce l'ho ancora di là, io. Io non ce li ho, li ho persi, non si trovano, se tu cerchi online non trovi nessuno. Sì, sì, lui l'ha persi, ne parla come se ci ha giocato 5 minuti fa. Io? Emulato. No, io li ho persi, io non ce li ho, io. Magari. Erano bellissimi. Questo qua era velato richiesta di aiuto. Se avete CD mandato, mi ridate. CD, veramente, sì. No, quindi erano belli. Comunque Paperino come Crash, tra l'altro stessi teletrasporti, però è carino. Sì, sì. In cambio di Art of Darkness vi darò un Pokémon argento sigillato. Sigillato. No, io ho Pokémon Platino sigillato italiano. Ah, Platino, scusa, no, Argento, Platino, mi confondo. Argento... Funzione dei cereali dell'epoca nuova, non usate. Esatto. Hai aperti. Argento varrebbe ancora di più, accidenti. La domanda ovviamente io devo tirar fuori l'argomento. Dragon's Lair 3D uscì anche per Nintendo 64? No. Quello no. Che uscì su GameCube, eccetera, eccetera. No, no. Xbox, PS2. Era dopo. Facciamo una carrellata dei titoli che c'ho qui, vedere se c'è qualcosa di importante. Adesso ditemi quando li vedete, adesso dovreste vederli. Non so, Snowboard 1080, già che importante. Anche, sì, bello già, per esempio. Poi abbiamo... ora, a parte tutto... Quello che si può dire è che c'è talmente tanti titoli di qualità che davvero, comunque, se lo volete approfondire o emulato, come volete, però comunque di roba da recuperare effettivamente ce n'è, dai. C'è Bomberman 64, anche qui. Anche, per esempio, sì. Bug's Life, è vero, che c'era anche della 1, sì. Sì, lasciamolo lì dov'è, però. Quello. Vabbè, Destruction Derby, Tarzan... Io sto guardando sul, come si chiama, anche il mio ROM set, Air Border 64. Sì. Poi, vabbè, giochi di tennis, baseball. Forsaken 64, mi ricordo. È vero, Forsaken era anche uscito. Sì. Io l'ho giocato su PC in realtà, quindi... Sì, che prima è uscito su PC e dopo su, esatto. Poi c'è, però non è Hercules, è diverso, un altro Hercules. No, sì, c'è Hercules basato sulla serie TV. Infatti, è un altro Hercules, sì. Sì, è un altro. Tra l'altro c'è anche Batman of the Future, Return of the Joker, che non ricordavo fosse uscito.
Poi c'è sto, non ho mai giocato. Sto titolo che non ho mai giocato, Jet Force Gemini, viene sempre bellissimo, uno dei giochi più belli per me dentro sta qua. Vabbè, poi c'è Kirby. Sì. Ma c'è Blues Brothers 2000, io non me lo ricordavo mica. Mamma mia, quello secondo me è un troiaio. Bomberman, c'è anche Bomberman 64. Che non è proprio un granché, comunque. No. Anche questo non era proprio... C'è Glover, pensa Glover. Anche. Vabbè, basta Move, perché giustamente... Vabbè, Mortal Kombat, Mario Party. Ce n'è. Sì, ora in Mortal Kombat, ora c'è il Mythology, insomma. Che non è Mythology Sub-Zero e poi c'è il 4, ma sono tutti e due orrendi per me. C'è poi anche un gioco oscuro, Gori, il Nightmare Creatures. Era Nightmare Creatures, è vero. Ah, è vero, c'è la versione stata. Non l'ho mai provata nel Nintendo 64. Poi c'è, l'ho provato su PC e PS1, ma la 64 ho mai vista. Come guarda. RPG c'è Ogre Battle. Sì, è vero, ma attenzione, c'è anche Clay Fighter. Non dei più riusciti, bello, ma è vero. Qui, è un po' frescione. C'è l'hack di Super Mario 64 dove giochi come Vario. Vabbè. Perché? Ma perché? Va bene, sì. Ah, già, c'è anche Nuclear Strike 64, che è la versione dell'ultimo sequel di Desert Strike. Che poi c'è Rampage. Rampage World Tour, forse, addirittura. È un po' palloso, però, sì, però, vabbè, però è simpatico. Sina and Punishment. Bello. Sina and Punishment. Dici Punishment ancora una volta? Sì, Punishment, scusami. In Punishment, sì, è vero, è molto bello. È uscito io da piccolino giocavo sul MAME, la versione arcade, lo chiamavo il Punisher. Il Punisher. Il Punisher. Earthworm Jim 3D. Sì, che io morivo da piccolino, brutto. Giocavo, facevo tutto il giorno, andavo in giro, facevo... Se me ne fai super massa. Sì. Mamma mia. Adesso che stavo... bello, mia. Ecco per esempio, Earthworm Jim 3D secondo me è un gioco veramente poco riuscito, ecco, un altro molto poco. Ne abbiamo parlato in una puntata del Thank You for Playing. Esatto. No, infatti ha ammazzato quel poco di saga che era rimasta, poverino. Però le musiche erano sempre divertenti, quello sì. Sì? Sulle musiche di Earthworm Jim, assolutamente, le ascolterei in continuazione. Sì, è vero. Story 2. Invaders. Vuoi mettere? È vero. No, ecco, per esempio, un'altra cosa che purtroppo il 64 aveva di difetto è che avendo poco spazio all'interno delle cartucce, spesso la parte musicale veniva molto sacrificata, un po' come i vecchi giochi su floppy, no? Quindi ai tempi, eccetera. E per cui effettivamente tanti giochi hanno delle console un po' monotone, un po' moce. Per fortuna, diciamo... ne sono tanti che in realtà non lo sono, ma molti però sono un po' così, magari anche a bassa qualità i sample, insomma un po' così, per ovvi motivi di spazio, ahimè. Sì. Ed è un peccato, perché secondo me Cook come audio, se curato bene, andava. Un esempio classico è proprio Resident Evil 2, che ci ha lavorato sopra Chris Hulsbeck, non l'ultimo scemo a arrivare, sono un grande, però effettivamente la controparte audio è impressionante, considerando che su una cartuccina è di super qualità, quindi in realtà l'audio era buono di suo, che purtroppo il post spazio su cartuccia l'ha un po' un altro esempio è anche Tony Hawk, se per questo tutta la serie di Tony Hawk su Nintendo 64 è qualcuno che dice anche che c'era un Tetris 3D che era sviluppato per Jaguar. Sì, un Tetris 3D, sì, è vero. Tra l'altro c'era anche un Tetris che aveva un accessorio uscito solo in Giappone, tipo cardio, fitness o qualcosa del genere. C'è per il Testa 4 è una periferia abbastanza sconosciuta, che praticamente era tipo un coso per misurare i battiti. Non so perché ho visto un video riguardo. Non so perché fosse uscito un Tetris, però si vede. Non lo so. E probabilmente andavi in panico. Io ho capito qual è quel Tetris lì. Ce l'ho qua. Era anche per 64D c'è un Tetris. No, c'era questo un amico mio e di Matteo Turchi ce l'ha, aveva fatto una prova tipo salendo le scale in corsa con quello acceso. No, quel video lì ho visto, esatto, quel video lì che ha fatto il russo, poverino l'ha fatto andare su due volte avanti e indietro, quel video lì.
quel video lì. Sì. E poi, vabbè, c'è da dire che una piccola chicca per concludere, su Nintendo 64 si può emulare il NES. Assolutamente, ecco, chi avrebbe mai detto? Esatto. Incredibile, qui. Eh? Finalmente questa potenza usata bene. Esatto. Che non e come metti Mario Kart crasha? Ovviamente, è la base esatto. Per capire se funziona un po' tutto, diciamo, no? No, ecco, e comunque ricordatevi che oggi ci sono anche diversi giochi mai rilasciati, sono stati ritrovati nel tempo, quindi magari anche quelli si possono includere ora nelle varie liste, così. Sì, sì, ma no, hanno recuperato dei prototipi di robe incredibili, non pensavo mai più. Ma beh, Resident Evil 0 all'inizio venne programmato su Nintendo 64. Sì. Per poi, quello però ancora non è saltato fuori, come neanche per esempio che a me per esempio mi piacerebbe tanto mettere le mani sulla versione Nintendo 64 di Eternal Darkness, perché era nato lì, anche quella mi piacerebbe parecchio a me, sì. Ah, perché è vero, secondo che l'ho sviluppato sul Nintendo 64 prima. All'inizio sì, buona parte, e era anche impressionante, infatti lo vorrei vedere, però non c'è verso. Per adesso, sai, questo gioco mi ricorda uno sul NES, non capisco come mai. È vero? Non ho capito, scusa Igor, cosa hai detto? È un emulatore! Un emulatore NES! Appunto. Lo SNES non lo fa girare, anche il Game Boy Color però. Beh sì, anche incredibile. Sì, però adesso qui non ce li ho, però il firmware dell'Everdrive fa andare NES, Game Boy Color, sì. Vabbè, diciamo che ce la può fare. L'unico emulatore che può andare, dopo basta, eh. Sì, vabbè. Però gli altri vorrei vedere se facesse girare roba Sega, li faccio i complimenti. Ecco, per esempio il GameCube fa andare l'universo, cioè degli emulatori, Mega Drive, tutto perfetto. Ma perché è anche molto più potente. Sì, 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 ma fa andare tutto. 60, anche Star Fox sullo SNES, sei in 3D, non calano FPS. Perfetto. Vabbè, ma perché appunto è comunque una macchina abbastanza tirata, o il 64 non era... Cioè, questo incredibile mostro, cioè, nel senso, per l'epoca era potente, ma non era, cioè, capito? Infatti, niente, avete da aggiungere qualcosa? Io aggiungo una piccola chicca, per finire sul discorso emulazione, che io, quando ero all'università, io ho cominciato a riappassionarmi ai videogiochi nel 2014, perché? Perché volevo emulare Pokémon Stadium nel 1964. Ma sei fissato che Pokémon, mi par di capire. Sì, io ero appassionato tanto di Pokémon. Ma va? Non l'avevo capito. L'avevamo previsto. Allora, io tra il MAME sul Windows 98, il Game Boy con Pokémon e la Play 1 non avevo altro da quando ero piccolo. Quindi vivo di quello. Avevo sempre sbavato a vedere i Pokémon in 3D e ho detto, adesso sono grande, posso farlo. Però non avevo nessuna console di queste anni fa, cioè... Quello che ho preso negli anni. Ho detto, vai dai, ho un piccolo Cosmio portatile con XP, con 512 MB di RAM e una Nvidia Go 6600M, proprio 128 di VRAM. Cerchiamo di emulare sto Nintendo 64. E non ci riuscivo. C'aveva dei glitch grafici. Il Project 64 del 2014 non faceva bene tutte le animazioni, tipo quando uno faceva certe mosse con i Pokémon. Erano tutte buggate, con le texture nere. Ed era un problema dell'emulatore, nessuno lo poteva risolvere, bisognava aspettare che uscisse un plugin video migliorato. Era nella lista delle cose da correggere della pad. Poi cerco, trovo sto emulatore segreto che nessuno ne parla, che si chiama Ace 64, proprio scritto ASSO. Su una pagina e c'è scritto versione 9.0 che risolve tutti i problemi, e c'erano i video di sto qui su YouTube che faceva vedere che il gioco era emulato perfetto senza bug, e io subito lo voglio. Vai a cercare il download, non c'è scritto, soltanto chi farà da beta tester potrà essere degno di avere questo emulatore. Io avevo 18 anni all'epoca. C'era la regina che ti mette la spada sulle spalle, solo chi è degno potrà avere. Io parliamo di 8 anni fa ormai. E io, vabbè, cerchiamo di contattare sto tipo. Questo qua che si chiama PokeFan999. Allora gli scrivo una mail e dico: io ho visto il tuo emulatore, vorrei tanto emulare
Però non vedo che il tuo plugin, perché c'era un plugin del Glide 64 migliorato, modificato da lui. E io lo vorrei tanto provare questa cosa qua. Gli scrivo in inglese. No? Gli scrivo in inglese. E lui mi risponde, però adesso è una fase di test, ma tu sei sicuro che vorresti fare la beta test? E io, ma sì, se mi dici cosa devo fare, io ci terrei tanto, non lo diffonderei a nessuno, non lo darei a nessuno. Sono stato mesi e mesi a cercare di corteggiare sto qua, che lui mi dava delle ROM e dice prova, mi ha dato delle versioni vecchie del suo emulatore, tipo la versione 3, non quella definitiva che correggeva gli errori. Ha detto fai questo test con Legend of Zelda, vai in quel punto qui, prova. Io facevo tutto quello che diceva per mesi e mesi mentre ero all'università, tutto. A un certo punto gli dico, ma allora posso, cioè, sono degno di questa versione? E lui me l'ha mandata per usurrare, che c'è una paura fottuta, che adesso è un virus, chissà che cazzo è. Oh, l'ho mandata ed era la versione quella definitiva. L'ho spacchettato, ero felice come una Pasqua, andava perfetto tutto. Sì. Però, e non c'era nessuno, proprio era una roba di nicchia. E dopo quel discorso lì, lui ha chiuso il sito, non si è più fatto vedere. Poi sono andato a vedere nei forum e tutti lo accusavano che lui aveva rubato le licenze del plugin video perché non erano sue, le spacciava come sue. Insomma, tutti erano incazzati con sto qua, però l'aveva anche migliorato. E forse la versione che abbiamo oggi del Glide 64 del Project Ultimo probabilmente è una derivazione di quella versione lì che aveva fatto lui. Però la spacciava per sua. E il bello che lui dopo mi ha detto, mi aveva chiesto altre cose, io ero sparito, l'avevo bloccato. Ovviamente. L'avevo proprio... giocare solo a Pokémon. Sì, adesso ero contento con la Pasqua, mi cagavo in giro, questa versione me l'ha data un tipo, non dicevo che era mia, però me l'ha data un tipo, ero contento. E non ci credevo. Poi dopo pian piano mi sono preso tutte le console, però era una cosa che... particolare, un'esperienza un po' strana, un po'... In effetti sì. Insomma, di questa gente qua oscura che fa queste robe. Ecco. Quando il dark web era un bel posto. Sì, esatto. Con Gmail ci passavamo la roba, però era tutto boh, ma chi è sto qua? Non l'ho mai visto. Poi è sparito, sì. Ha chiuso YouTube, è sparito completamente. Siete che vabbè. Sai, se è stato poi bombardato, gli hanno rotto le scatole, a un certo punto ha detto, sai che... Non lo so. Ma fatemelo da soli. Però questa cosa mi ha fatto riappassionare. Prima emulavo e basta. Ho cominciato a emulare il mondo. Poi dopo, piano, dai, prendiamoci una console, Play 2, che è quella che ci serve. Esatto. E poi, dai, però andiamo a vedere, Play 1. Poi conosci Dr. Game, conosci Igor, conosci qua e là. A un certo punto ho preso tutto, pian piano. È impazzito, sì, ho preso tutto. Mi sono preso questi 8 anni, pian piano. Io non sono emulato. No, io ho preso tutto. No, perché magari stavi cercando la versione emulata, sai, adesso c'è l'intelligenza artificiale, sono un tubo. No. Volevo l'originale. Insomma, poi l'ultima cosa, il cabinato, insomma, pian piano. Quindi, insomma, tutto... Riempito d'adesivi sembra un coso, un dalmata. È strato tutto, vabbè. Tanto la scocca è cinese, non ho fatto... Ho capito, va bene. La scocca è cinese, dove tutti gli adesivi, c'è anche l'adesivo di Dragon Slayer qua, quello originale. Cioè, tu pensa che l'OK Baby lo cercavo qualche tempo fa, ne trovai uno che era praticamente caduto di faccia. Pum. Dice, se lo vuoi te lo diamo a buon prezzo. Sì, ho capito, è caduto di faccia, ma rifatto tutta la plastica. È quello. E questa è la versione cinese, vabbè. Però... E l'OK Baby è cinese. Ok. K-Baby è quello che si rifà poi a cabinati, che ne so, quelli classici giapponesi, l'Astro City, questa roba qua. Ma lo K-Baby nasce per la Cina, vive in Cina, prodotto in Cina, e ci giocavano cinesi, quindi tranquillo. Ma il Candy invece è giapponese? Candy è giapponese. Bene, io direi che siamo arrivati... Il buon Paolo, che lì fa finta di non sentire, ma lo sa anche lui. Sì. Bene, una scimmia ultimamente con sti laserdisc, e poi vi racconto in un altro momento. Vai. Per il laserdisc. Ma ci ha fatto una diretta da solo sui laserdisc. Sì, nota, dico questa, scusate, prendo questi 30 secondi. Ho fatto tipo i primi
penso, 3 minuti di vera live dove dico, spero che Igor non mi venga, non mi cazzi per quello che sto per dire. Ho detto 4-5 volte, ho nominato Igor subito. Infatti poi dopo un po' è apparso magicamente durante la live. Senti, la prima cosa che ho detto io non vorrei mai che Igor si incazzasse per quello che sto dicendo. È un po' tipo Handyman, se ripeti il nome 3 volte arriva. Ah no, o Beetlejuice. Anche Beetlejuice, sì, esatto. Ah, no, ma veramente mi è salita una scimmia che ho detto, rifaccio la guida del Daphne a livello di emulazione, ci metto il Daphne, il Singe 2.0 e l'Ipseus Singe, cioè proprio così, vai, dovrebbe farsi del male totalmente. Comunque, ho rubato questi 30 secondi, chiudiamo il più in fretta possibile. Sì, comunque, questo qua è Nightmare Kratos e il Gori apprezza perché è molto scuro. No. Oddio, non è un gran gioco, no, però è scuro. Però sì, dai. Va bene. Un'ora, 2 ore abbiamo fatto. Sono con... dai, alla grande. Secondo me è stata una bella live, ci hanno divertiti, abbiamo parlato tutti. È stata seguita, che ci sono sempre domande, quindi È così. Prima o poi risponderemo. Ecco. Esatto. Ci chiedono, ma non so perché in realtà l'avrebbero già fatta, erano live le vostre sul GameCube. Sul GameCube? Sì. Fatto sì, ma è sul nostro canale. Se vuoi si fa questo. Ecco, se la facciamo su questo la faremo molto più corta di quella che avete fatto voi. Perché... Vabbè, certo, è chiaro. Su 4 puntate. Le nostre sono endurance, capito? Solo i più forti arrivano in fondo. Sì. Vabbè, facciamo così, dai. Io ringrazio tutti, è stato bellissimo. Insomma, ci siamo divertiti, è stata una bella serata e anche gli altri, secondo me tutti ne... Niente, se vi è fatto piacere, seguite tutti i nostri canali di chi ce le ha. Allora, Gori, Magnus Ideale lo farà a breve, giusto? Esatto, a breve. Fatto il canale, sì. Se ci mettessi video dentro sarebbe meglio. Io lo so, ora arrivano, calma. Dai. Tanto io metto solo video, niente dirette, quindi tranquillo. Però intanto seguitelo su Instagram, insomma, gli altri social, poi quando farà il canale ve lo dirà. Su Instagram sì. Sì, su Instagram sì. Vabbè, poi c'è Paolo Marocco su YouTube, però anche su Facebook, insomma. Paolo Marocco, mi trovate come Paolo Marocco. No, ti cerco. Poi abbiamo Igor Stella, che va bene, penso che lo conoscete ormai. Perché... No, mi conosce nessuno, anche quello di oggi mi ha dato di vecchio, noioso... E un'altra cosa, no. Ah no, vecchio degli anni 30. Chi l'ha detto? Mamma mia, addirittura. Anche simpaticamente. Io sono detto che hai 280 anni, ma ti ho fatto un complimento. Poi VoiceOver non ha un canale, giusto? Non hai un canale. No, però è sempre qui, se farà qualcosa, social, quant'altro, ce lo dirà. Sì, io sono il barbone dei social, quello che si infiltra, sì. Lui è la voce fuori campo che sta nell'oscurità per controllare. La risposta è no. è lo Zodiac dei social. Esatto. Però lui è il creatore di tanti format che ci stanno dietro a sto canale, è la fonte ispiratrice, perché per esempio io senza VoiceOver non avrei cominciato il discorso Battocera, RetroArch, tutta sta roba, ma tante altre cose, quindi è un po' il burattinaio dietro, È il Deus Ex Machina. Poi se adesso ho svuotato il portafoglio con una PSX è colpa sua e di Matteo, però alla grande sì. Poi adesso con Igor e anche Matteo ci sarà l'Amiga anche lì. Ti va ancora bene, aspetta di arrivare al Laserdisc, esatto. Vai al Laserattivo al palco, ma forse ne ragiona, vai. Dopo, se voglio le cose oscure, vado dal Gori che mi dà tutta la... No, lascia fare, sennò poi dopo ti infili in questi giri strani di oscure di dove introvabile, fa un casino. Comunque, Gori, se ci sei, ci vediamo a Bologna. Ecco, sì, ci sono. Chi c'è a Bologna, l'11 ci troviamo là, che ci sta seguendo, che va... Come si chiama? Nerd? Non mi ricordo. Il Bologna Nerd. Bologna Nerd. Che c'è anche Arcade Story e tutti gli altri. Sì. Ci vediamo lì. Allora, seguiteci tutti i canali, più di questo, mettete mi piace, condividete il video, vi aspettiamo perché su ogni canale potete trovare di tutto, quindi tutto quello che può interessarvi di questo settore. E basta, vi teniamo aggiornati, cerchiamo... Adesso faremo un po' una pausa, però dai, magari ci rivediamo sul GameCube più avanti.
Io vi auguro buona serata, buonanotte, grazie per essere stati con tutti insieme qua.